L'inglese scritto è strano, è vero, mi sembra molto strana Choice scritto in quel modo. Vediamo chi ci esce fuori, Zuccherini? Ma no, scusami, quelli a dove sono spuntati? Sono caduti direttamente fuori dallo schermo. È uno direttamente sulla cosa. Che strano, ne sono usciti due di là. Jumpscare, eh sì. Ciao Ila, oggi facciamo un po' di anticipino. In realtà, perché oggi non ho fatto il corso perché non stavo benissimissimo e poi non avevo voglia, ma comunque sono uscita per fare la spesa, quindi sono uscita allo stesso tempo. Praticamente non avevo nient'altro da fare, quindi ho detto, vabbè, iniziamo a farla. Avrei altre robe da fare, però mi sono dedicata un sacco sto weekend a fare le clip per TikTok, quello del gaming, animare, vedere i lavori su LinkedIn. Quindi ho fatto tutto sto weekend, effettivamente non mi sono goduta per niente il weekend. E quindi anche oggi stavo cercando di capire come trasformare le clip che si possono fare dai video di YouTube, che è una cosa recente, in video per TikTok. Solo che nel programma del video per TikTok non mi funziona questa cosa e quindi sono confusa. Per questo sarà tosta, però sì, non ho abbastanza clip su Twitch, ne ho messe un po'. Per ora ne ho già montate 4, ne ho già pubblicate 2 e poi saranno anche messe su YouTube e arriveranno nei prossimi giorni, in questa settimana, arrivano una dopo l'altra, un giorno dopo l'altro. Quindi sto facendo cose perché effettivamente voglio ingranare di più sulla parte della socialità dei social, perché secondo me funziona bene sta cosa e c'ho un po' di roba. C'ho cose vecchie, sto rimettendo i vecchi video di Hollow Knight, di Pikuniku con il cosetto che faceva il massaggio al verme radioattivo che sembrava un lime. Oh, Dio, che bello! Mi piace un sacco fare queste cose, non lo so perché, erano dei bei ricordi. Quel gioco di Pikuniku era incredibilmente stupido ma divertente. Era il gioco delle gambine, di quella palletta rossa che aveva le gambe. Quindi molto molto carino. Però appunto non ho abbastanza clip su Twitch, quelle funzionano tranquillamente. Però ho detto, cacchio, ci sta la possibilità di trasformare le clip di YouTube, di creare clip di YouTube sui video YouTube, quindi volevo sfruttare quelli che avevo già nel canale. E non funziona! Non so perché! Cioè, le carica pure, ma non... Cioè, non le carica. Uno le carica o le carica, ma poi non riesce a modificarle in quel programma lì, ed è triste come cosa, anche perché farlo su un programma di video editing è ancora più lungo, perché tu hai un video solo ma hai una telecamera, una webcam e vorresti metterci e poi lo sfondo sotto, quindi dovresti avere due copie, è un casino. Ci ho già provato una volta, ci ho messo 7 anni, invece c'è questa cosa automatica che te lo fa direttamente da Twitch ed è mega automatico, cioè basta che colleghi Twitch, il tuo account Twitch con questo sito che si chiama Join Combo. Io uso Join Combo, ce ne sono altri, però gli altri si pagano. O si paga una cosa specifica, invece quello è tutto gratuito, quindi è buono. Ricordo, sì, era troppo carino! Ho già messo quello, poi ci sarà quello del calcio di queste Sparta. Sorrido e annuisco. Carini e coccolosi, ragazzi, carini e coccolosi. E quindi sto mettendo un po' di roba, ho messo quello di Isaac, uno vecchio di Isaac. Per questo vi dico, fatemi un clip, perché pensavo di aver risolto questo problema semplicemente prendendole da YouTube, però non funziona. Quindi è triste. Pensavo sarebbe stata la soluzione adatta, invece non è adatta a un cavolo. Non è che voglio utilizzare un intero video YouTube sul programma di video editing, perché già esplode in quel modo là, quindi magari non è proprio conveniente. Comunque, il titolo dei funghi scarlatti o violetti semplicemente dipende dal fatto che c'è un evento di Genshin che vorrei fare in live insieme. E è legato a tu che puoi catturare dei funghi, dargli un nome, allenarli e farli combattere con altri funghi. Quindi sì, mi ricorda qualcosa. chissà cos'è, lo sai com'è adesso che Ash è campione del mondo, della Lega, del mondo e tutto, grazie a Pikachu. Non se ne sta parlando per niente del fatto che debba uscire Scarlatto e Violetto. Quando è? Questa settimana? Non lo so, mi ricorda qualcosina. Quindi lo facciamo insieme come evento, perché non l'ho ancora iniziato, perché c'è la parte di trama, storia in mezzo, quindi lo facciamo insieme. Perché i funghi?
Perché sono dei nemici base di Sumeru e sono troppo adorabili e quindi hanno deciso di fare una cosa del genere e sono di tipi diversi tra di loro, quindi ci sta. Oh no. My Switch is in danger. Perché? Ah, giusto. Sì, mi sa che esce questa settimana. Che non è mia, vabbè. Che non è mia, vorrei sfruttare di più come se fosse mia. Questa cosa non ce l'ho mai avuta io comunque, perché solitamente le console erano mie. A parte all'inizio, quando io e mia sorella giocavamo sulla PlayStation 1, ma poi lei a una certa ha smesso, per nessun motivo apparente, quindi ogni console futura in seguito è diventata mia. E quindi niente. Quindi questo terrore nei confronti del la mia Switch sparirà di nuovo perché non la uso io, non ce l'ho. Non ho nemmeno una Switch, quindi. Però non c'entra nulla. Anche se mi piacerebbe una Switch, più che altro per non fare i gesti, Mary. Per il coso, per allenarmi. Come si chiama? Switch, quello per allenarsi, robe. Che non è Switch Sport, anche se sembra figo anche quello, però quell'altro è un po' più hardcore probabilmente. Quindi preferirei quello. Anyway, Switch Hardcore. Comunque sì, diciamo che mi sto impegnando un po' di più dal lato social e ho ricominciato ad animare e è lunga, però io pensavo di farcela in sta settimana, il video, farlo tutto quanto. Ma in realtà è lunghetto, perché ho fatto soltanto una parte completa, e mezzo, diciamo due parti complete. Poi ci rimane una e mezzo a cui sto lavorando adesso, che devo, ho già animato la bocca, gli occhi, i movimenti facciali, quindi manca da animare il resto. E poi ci vogliono almeno altre 5 parti da animare. 5-6, forse sono 6 perché sono 9 se non sbaglio. Quindi è lungo, io pensavo di farcela in questa settimana, mi sa che non ce la faccio, però vorrei effettivamente darmi una mossa, perché vorrei far uscire questo video, mi piacerebbe far uscire lunedì, ma non sarà possibile, secondo me far uscire lunedì. Quindi, che io sto preparando sempre quello di io che parlo del futuro del canale, cosa potrete trovare in futuro del canale. Spoilerini. Tra l'altro YouTube mi ha dato la possibilità di creare post, quindi potrei effettivamente mettere un po' di spoilerine lì. E non pensavo che me la desse subito, perché pensavo che dovessi tipo raggiungere i 1000 iscritti e il pagamento, come cazzo funziona? Devi tipo raggiungere i criteri per il pagamento, per essere pagato, per i 1000 iscritti, bla bla. E invece no. E invece no, ed è carina come cosa, l'ho dato così a caso, prima su quello principale e poi su quello di gaming, dopo 2 giorni di scarto forse. Quindi se l'avete visto, nice. È bello che avevo fatto il coso. Vedete questo post? Sì, no, e c'è la gente che comunque ha risposto no, nonostante se tu rispondi l'hai visto il post, quindi nice, buonissima come cosa. Ho fatto il sondaggio, quindi effettivamente lì potrei usarlo per comunicare con le persone, per mettere link effettivamente di io che faccio video o che faccio live. Non è male, non è male. Però molto carina come cosa, sono contenta che mi sia uscita finalmente. Secondo me hanno cambiato un po' le regole di YouTube. Non hai visto? No! Peccato, peccato, peccato. Penso sia ancora disponibile in realtà, perché non è che si cancellano, non sono tipo le storie di IG. Che stavo dicendo? Vado a rispondere no, brava. Era 50% sì, 50% no. Perché non l'ho visto giustamente. Mi sembra corretta come risposta. E quindi sì, stavo parlando di cosa. Pensavo. Evidentemente hanno cambiato un po' le cose su YouTube. Perché adesso ci sta YouTube, bla bla bla, in cui tu hai una sorta di nome tuo con la chiocciolina davanti in stile Twitter. Sì, è tipo Toggle, una cosa del genere. E te lo fa scegliere. Io ho scelto il mio nickname e il mio nickname non era disponibile, quindi è diventato Disarma col trattino basso, anche lì, che fastidio. Invece in quell'altro l'ho chiamato Disarma Gaming, anche se non è proprio chissà che, perché comunque ci sto rimettendo anche le live, quindi non è che faccio solo gaming, vabbè. Anyway, credo di poterlo cambiare, però non fa nulla, per ora l'ho lasciato in quel modo.
Cioè, non è che sia una cosa molto utile, serve per esempio a farti trovare di più. Non l'ho capito. C'è il messaggino esatto! Perché mi dava la possibilità di mettere un sondaggio solo se ci mettevo delle immagini. E quindi ci ho messo quel ciclipo. La prossima volta metterò Anya perché ha delle espressioni fantastiche ed è adorabile, anche se fa le espressioni veramente da persona seccata della vita. Però è super carino, quindi sto continuando Spy Family ed è super cute e niente, voglio vedere come va avanti. Tra l'altro ho scoperto che tipo un episodio della prima stagione. Don't you knock? Grazie Gianluca per il ride. Bentornati ragazzi, come state? Stavamo parlando un po' di come YouTube ha cambiato cose. E di Spy Family. Come ci sono arrivata? Ah, giusto, perché ho fatto un sondaggio di YouTube, perché l'unico modo in cui potevo mettere il sondaggio in questo post, dato che ormai YouTube mi ha dato la possibilità di mettere i post totalmente a caso, era che ci avevo messo quest'immagine di Jigglypuff che inquieta l'anima, che mi aveva mandato Ila. Ciao Radini, Raidini, Rondinini. E quindi ci ho messo sto zoom degli occhi inquietantino. E come risposta del sondaggio, prossima volta ci metterò Anya. Jigglypuff inquieta l'anima a prescindere. No, ma quello nuovo inquieta l'anima a prescindere. Quello vecchio è sempre stato carino. Quanta gente che si rade. True, this is true. Come state? Sto un po' uno schifo oggi a livello di stomaco pancia perché quando è che non sto bene, se sto bene. Però, boh, quindi sto un po' bleh. Però ho iniziato a fare la live un po' in anticipo, mi sono presa un po' una giornatina per me. Sto tranquilla, diciamo. Radiatevi, rasatevi. Dopo 3 ore di live non ho più una gola, per il resto bene. Beh, ci sta, è comprensibile, è comprensibile. Ma il Jigglypuff ha flickato che non si sa quanto è attendibile. Vabbè, dai, era comunque inquietante quanto l'anima. Sono in ufficio a cenare at the moment. No! Vabbè, almeno stai cenando, Righi, già qualcosa. Dato i trascorsi, almeno stai cenando. Ma ci manca Ila che andrà a cenare tipo tra 3 ore. Buon appetito in ufficio. Ok. E quindi niente, ho questa possibilità di creare dei post su YouTube, quindi un grande passo avanti, ma in generale penso che non è che me lo sono meritato, semplicemente YouTube ha cambiato un po' le regole, perché appunto di recente ha dato la possibilità di avere una sorta di toggle? Non mi ricordo come si chiama, che è sto nickname che è un po' il nome con la chiocciolina che c'hai su Twitter, quindi serve tecnicamente a trovarti meglio, non ho ancora capito come, però quella è l'idea di YouTube. Io ho cenato 3 ore fa, minchia. No, io ho mangiato mentre guardavo Craig. Tra l'altro ho mangiato il tofu, quindi mi sta già dando fastidio. Estremamente in orario per mangiare, probabile. Io ho fatto merenda colazione, cenato con latte e biscotti. Non lo so. Questo il canale Cantina me l'ha dato da 50 iscritti, quindi sai che è tutta la tab community. Sì, infatti io pensavo che all'inizio lo dassero. Tipo se raggiungevi i tot iscritti, se c'avevi, che ne so, la possibilità di venire pagato, bla bla bla. Invece no, adesso mi sa che hanno cambiato un po' di regole, quindi sto dando a tutti questa cosa. Qualcosa apprezziamo. All'inizio lo davano. Cosa? All'inizio di quando? Un po' generico. Con 500 iscritti se non era. Ah, ok. Ma il toggle, la possibilità di fare pause? No, io ce n'ho 191. Sono 2 settimane che non pubblico niente, però con le persone continuano a iscriversi, quindi buono. A partire da un invio, ok. I post. Ah! Che strano. I tag sono nuovi, che io continuo a non capire l'utilità, sinceramente. Cioè, non li uso manco su Twitter per cercare le persone, quindi figurati da altre parti. E poi sono handle, non tag. Ah! Sono maniglie, va bene, sono maniglie dell'amore. È maniglia, handle, sai che non mi ricordo. Manico? Inglese! Cos'è questa? Is this maniglia? Aspettate il meme. Is this maniglia? Che non so manco se. No, mi sa che dall'altro lato. È dall'altro lato il tizio con la farfalla, giusto? Is this maniglia? Dinkelberg. Dinkelberg indeed. Però no, mi riferivo a is this. Dinkelberg è il me da noi.
Maniglio è anche il verbo maneggiare. Maneggio maniglie. Farfalle e Papillon. Non l'ho ancora visto, Ricky, un nuovo episodio, maledizione. Sto weekend ho lavorato, nel senso ho fatto cose per i social, non è che ho lavorato remuneratamente. Però ho ricominciato ad animare, mi sto buttando a fare le animazioni e sto editando le clip per metterle su TikTok, quelle di Twitch, quindi nice. Sto facendo roba. Mi sono impegnata. Ho editato robe, ho pubblicato i miei acquisti di Lucca Comics su TikTok. Ho fatto un po' di roba diversa. Il gioco di Bug è stato uno degli ictus più potenti che abbia mai giocato. Addirittura, 1 su 10 consiglio a tutti. No, mi dispiace. Vuole che i miei piccoli disarmo oscuro il loro cuore. Vado. Però voglio un costume da cattivo mega figo, perché i costumi sono belli. I costumi sono interessanti. Alcuni sono un po' ridicoli. Ammetto che il design di Gabriel della quinta stagione è atroce. Ok, è un miscuglio di tutto, però sembra veramente un tizio, non so, che va a ballare, ma... Oh, troppa roba, troppa roba. Così rotto che fa il giro diventa goti. Ci sta, ci sta. Il gioco di Bug è una cosa così tanto buggata che neanche i giochi fatti con 2 euro negli anni 90. Ho pianto le risate in live per almeno 40 minuti di fila. Voglio vederla allora, mi sa. Voglio vederla. Se è ancora disponibile me la recupero. Perché sì, meno che non la ricarichi da qualche parte, però me la vorrei vedere. A questo punto, se è una cosa che fa mega ridere, me la voglio vedere così me la godo. Me la godo. Mazza, da quanto tempo non dicevo me la godo? Da quanto tempo non guardo roba di me la godo? È tipo nel 2015 forse. Ma c'è stato qualche be beta tester in questo gioco, se è così buggato? Che poi quando si buggano è terribile continuare a giocare perché effettivamente ti viene solo il nervoso. Avevo fisicamente le lacrime! Ok, allora non è venuto il nervoso, erano dei bug divertenti, perfetto. Se non hai voglia di vederti 4 ore di live, appena la ricarico su YouTube, da link. Va bene, Ricky, va benissimo. Immagino, ma perché ti metti pure a montarla? Però sì, va bene, non c'è problema. Quindi l'hai fatta sul tuo canale? Pensavo l'avessi fatta Gianluca. Sono confusa. Però, boh, vediamo com'è, perché effettivamente avevo visto soltanto delle cosette, non mi sono informata. La monta abusivamente la uso anch'io. Questo è sfruttamento! Insieme sul suo, ok. Madonna, mi sono persa tutto, mi dispiace. Questa musica perché è partita altissima? Scusatemi. È la musica di Ori, The Will of the Wisp, che è un gioco che non ho ancora gioco effettivamente, ma non ce l'ho, non l'ho giocato perché non ce l'ho. Però la musica era un po' troppo forse aulica e solenne al momento. Io ho iniziato la live un po' in anticipo oggi perché principalmente avevo già mangiato, non avevo niente da fare ed ero già pronta. Quindi ero tipo, ok, iniziamo la sti cazzi. Inquietante. Chat Noir vibrava e passava attraverso i pavimenti nelle sezioni platform. No, che brutto. Quindi c'erano anche parti di... Ma com'era? In 3D oppure in scorrimento 2D? Come... Perché effettivamente, se fosse un gioco fatto bene, sarebbe carino utilizzare i personaggi per muoversi sui tetti di Parigi. Quindi fare anche tipo acrobazie a... No, beat'em up! Che palle! Che palle! Non mi piace come tipo di gioco. In 3D, era in 3D con dei modelli 3D veramente belli, interessante. E delle texture incredibili, immagino. L'imitazione dei tetti di Parigi è l'unica cosa bella. Beh, almeno. Solo che non potevi sfruttarle se era un beat'em up. Triste. Sarebbe carino se te lo facessero fare in prima persona e tu viaggiassi. O in prima o in terza. E tu ti potessi muovere tra i tetti di Parigi. Non lo so, mi piacciono fa ste cose. un po' all'Attack on Titan. Non so se. Quando era? Era tipo il 2016 forse. Io giocavo a sto gioco fatto da un fan di Attack on Titan. Ed era carino, perché effettivamente potevi usare il... Come
le cose che usavano loro. Non mi ricordo niente di Attack on Titan, né come si chiama né nulla. Però potevi usare la loro armatura, i così spara arpioni, eccetera, per muoverti tra i tetti. E non era male, anche se era un gioco con tre poligoni in croce. Ma era molto molto carino. Proprio perché c'avevi questa possibilità di cazzeggiare in giro, eccetera. Quindi una roba del genere. Se facessero una roba del genere. Insieme alle tre casse in croce che aveva. Che erano originali o erano riprese dal cartone? Mirror's Bug. Il doppiatore di Chat Noir francese ha fatto cose incredibili. Oddio. Dispositivo di manovra tridimensionale. Non si chiamava in un altro modo? Ricordo che si chiamava in un altro modo. Ma non mi ricordo come, quindi mi fiderò. Forse i vari adattamenti l'hanno un po' modificato, effettivamente. Cassino originale per il gioco? Incredibile! Wow, dai, si sono impegnati da quel punto di vista, poi il resto chi se ne frega. Peccato, però. Però, ragazzi, domanda, dato che voi comunque vivete vicini, immagino. Andrete a vedere il film al cinema? Perché doveva uscire quest'autunno. Siamo ancora in autunno, effettivamente. Però dovrebbe uscire prima in Francia e in Germania. Poi il resto del mondo non si sa. Abbiamo un flashback interessante su Papillon. Ah, c'è della trama, ok. I primi due livelli erano anche belli, il resto no. Se dico di non Ricky mi porta a peso, quindi sì. A volte ritornano, ciao glitch. Credo che tu sia glitch, vero? Perché hai cambiato nome, quindi bentornato. Sì, andiamo, ma è stato rimandato agosto 2023 in Francia? No, davvero? Perché? Quando è successo? Non lo sapevo sta notizia. Che palle, io me lo volevo godere questo autunno. Io? Una mia amica trascinata a forza e tutti i bambini, quindi noi eravamo le uniche persone alte. Bello, soprattutto per lei perché è molto bassa. Anyway, ho iniziato a scuola il fumetto. Volevi fare quella, quindi non mi ricordavo. Com'è? Ti sta piacendo? Ho pianto quando ho letto la data spostata. Oh no, io non lo sapevo proprio. È strano che non lo sapevo perché effettivamente tendo a informarmi sulle cose. Sull'animazione. Ci sarà lo studio Ghibli che farà un corto su Baby Yoda, e questa è una notizia recente, però non ci farò un news animate perché sinceramente non si sa nulla. Hanno semplicemente annunciato su Twitter lo studio Ghibli e poi Baby Yoda, fine! Si sa niente, però si sa che è un corto. Ma io non ho visto manco The Mandalorian, che credo che sia in quello in cui sta Baby Yoda. In realtà non è che mi ispiri più di tanto ora la mia roba di Star Wars di recente, quindi boh, non ho manco finito l'ultima trilogia. Mi ricordi che Killing. Good luck. Mi trovo veramente da Dio. Beh, buon per te. Sono contenta, dai. Come cosa carina. Si sa tanto quanto dell'anime di Genshin. No, però almeno dell'anime di Genshin ci sta un trailer lungo. In cui non si sa una ceppa sulla trama, però almeno ci sono gli scenari, la roba in 3D, eccetera, eccetera. Killin e l'episodio. Oddio! Oddio, è terribile! Quello che Marinette c'ha l'occhio fuori dall'orbita. No, quello è veramente brutto. E l'occhio spostato in avanti, così fuori dalla palpebra. Madonna! Madonna, raga, sì, me lo ricordo tale quale. C'era quella roba e c'erano altre cose animate male, ma non mi ricordo quale altre, forse perché il mio cervello ha deciso di proteggermi e farmi dimenticare le cose. C'è un anime di Genshin. Gianluca, tu non guardi i miei video? Allora, questa cosa bisogna rimediare, adesso te lo linko. Non si fa. Tra l'altro ho fatto il news animate nel giro di un giorno e mezzo. Perché volevo far uscire la notizia il più velocemente possibile, infatti ha animato solo la prima parte. Guarda, questo che non guarda i miei video, come si permette allora? Come si linka? Forse si linka così. Ok. Non seguo Genshin, è diverso. Devi seguire me! Ok? Sì, è quello giusto.
Tra l'altro qui in questa frase volevo dire, è un esempio, poi ne ho detto nella prova, ma era troppo tardi per cambiare le cose, quindi alla fine l'ho lasciato normale. Dove cacchio è OBS? Io ho visto solo il tuo video sul trailer di... Grazie Ricky, ma non era tutto il trailer, c'era molto più roba. Sabrina ha i capelli verdi in un episodio, sai che non me lo ricordo? Una bella contendente. No, per me... L'errore più grossolano che c'è stato in uno degli episodi di Miraculous è a inizio episodio, non mi chiedete quale, penso della quarta stagione. Praticamente si vede la classe d'arte, credo, di Marinette a scuola. Marinette deve entrare dalla porta, cadendo. Inciampa anche cade, si appoggia alla porta e casca presso la porta. Nella scena tu vedi Marinette già all'interno della classe, tu la vedi lì. E poi la vedi cadere mentre si apre la porta, ma lei era già dentro la classe. Quello è un errore assurdo e si nota tantissimo perché è l'intera figura di Marinette, da capo a piedi. E questa cosa è veramente sbagliata. Nella prima stagione... Ah, non lo so allora. Magari non li avevano ancora definiti. Alcuni episodi di debug hanno veramente zero budget e altri anche troppo. Sì, Ricky, perché tecnicamente ci sono vari studi che l'animano e alcuni animano meglio degli altri e gestiscono le luci meglio degli altri, quindi anche come riflettono sui vestiti e sui visi. Sui visi si vede tantissimo il cambiamento, legato anche alle animazioni dell'espressione, perché molto spesso tu vedi, che ne so, c'è un episodio in cui c'è Papillon che ha la faccia completamente sbiancata. E capisci la differenza con un altro episodio in cui Papillon è animato veramente da Dio a livello visivo, le luci sono fatte bene in modo tale da renderlo inquietante. Perché sono studi diversi, uno magari è meno pagato ed è uno studio da un'altra parte, che quello viene animato, se non sbaglio, in India e in Corea del sud. Quindi dipende tantissimo dagli studi. Ce n'è uno che è quello preferito da tutti, ma tipo nella quinta stagione si è occupato di due episodi in croce. Però, ci sono due Marinette. Ah sì? Bentornata, Ela. Questa cosa dei vari studi è normale, il fatto che la realtà sia così diversa è strano, ma il fatto è che si nota tantissimo. Questo periodo sto vedendo Clone Wars. Quello me lo vorrei vedere. Del 2008 è fighissima. Se qualcuno mi difende ancora l'animazione di Max, blocco male. Guardati. Trollhunters. Trollhunters è fatto veramente da Dio. Guardati Trollhunters. Anche se in Trollhunters, anche lì, ci sono. Ci sa. Tales of Arcadia. Anche Arcadia è la città. Arcadia Bay, no. È la città in cui si svolgono le vicende con i vari personaggi. Quindi c'è Trollhunters che c'è 3 stagioni. Tre in mezzo a noi. Prima si parla di cacciatori troll, poi si parla di Tre in mezzo a noi che si parla di alieni, c'è 2 stagioni, e poi c'è Wizards in Maki, che è una stagione sola, che è più deludente, poi c'è un film finale che è deludente anche quello. Però Trollhunters è veramente figo, cioè in lista per Guglielmone, fai benissimo. Trollhunters è veramente figo, animato da Dio, ti fa venire voglia di iniziare a colpire di spada perché i combattimenti sono fighissimi, le luci sono belle, le musiche sono gestite bene, cioè sono certi nemici che sono veramente... Non posso fare spoiler, però sono certi amici che sono veramente fighi a livello proprio di scena al buio con gli occhi luminosi che cercano di inseguire la preda molto molto belli con tanto di musica sotto, classica, quella cosa è fighissima. E c'è un episodio, un momento specifico della terza stagione che mi ha fatto venire i brividi. La prima volta, l'unica volta forse che una roba animata mi ha fatto venire i brividi e la pelle d'oca, è stato fighissimo, fighissimo. Quindi Trollhunters merita un sacco secondo me. Anche lì il doppiatore è lo stesso di Shadow. Ovviamente! E cosa ti puoi aspettare se non è un Flavio nazionale? Corea del Nord era Titanic 2, la leggenda di Tentacolino e Adrian. Adrian ha fatto Corea del Nord? Non era una roba cinese, mamma mia, non lo sapevo. Ah, no, è vero! Non l'ho visto Adrian comunque. So che a un certo punto diventa l'Attack on Titan, però non ce la potevo fare. Cioè non era trash fatto apposta per essere trash, era trash sbagliato e non posso guardare il trash sbagliato. Io vorrei parlare con te di una teoria di Ladybug, dovrò aspettare che Gianluca vada a dormire perché non vuole sentirla. Ok,
Ok, però Ricky, io ho visto soltanto i primi due episodi della quinta, quindi se sono cose oltre i primi due episodi della quinta, non me le dire. Cioè, se lei pensate da altri episodi. L'aquilone è ovunque. Esatto. Tranne nel personaggio che volevo io in Haikyuu. Maledizione. Scusate. Praticamente in Haikyuu ci stanno i fratelli Mia, Atsumu e l'altro. O Samu forse si chiama. Samu e Atsumu si chiamano, quindi sì. E secondo me Flavio era perfetto su Atsumu, perché proprio quella quantità di stronzaggine ma con la voce un po' alta, secondo me ci stava da Dio. Ma hanno scelto due doppiatori fratelli, che sono bravi, sì, sono bravi, ovviamente, sono bravi. E ci sta il fatto che quelli sono gemelli, che hanno scelto due fratelli. Non è carina qualcosa, non è sbagliata. Però non ce la vedo per niente la voce di quello là su Atsumu, mi dispiace. Cioè, me l'ero proprio immaginata lui, me l'ero immaginata proprio Flavio su di lui. Flavio non c'è in nessuno in IQ ed è un po' triste. Forse c'è altro da fare. C'è un figlio, Flavio, quindi non lo sapevo. Su Instagram vedo, ah, ma è sposato, ah, ma ha un figlio, ma che succede? Quando è successo? Normalmente non dovrebbe notarsi, lo so, però purtroppo. Come si chiama Smeg, no? Qualcosa tipo Smeg si chiama quello, il suo studio buono. A un certo punto, cosa? Se si doppia in Italia, no! Il trash non intenzionale è il miglior tipo di trash, non è vero. Non è vero, io adoro i film trash fa fatti per essere trash. Grande fan di oddio, come si chiama? Perché non mi vengono in mente i nomi. Vabbè, grande fan ovviamente dei cosi. Dei cosi. Di Austin Power, oh ok! Mega fan di Austin Power, mega fan di una pallottola spuntata e tutti i vari numeri. Quello è il trash bello. Il trash brutto non è piacevole. La teoria è abbastanza sul finale della quarta. Ok, Ricky, va bene. Quando fanno apposta diventa noioso tipo Sharknado. Vabbè, ma quello è un'altra tipologia di film, ma lì è proprio esagerare. Per me non è manco trash quello, sinceramente. È più un ok. In realtà forse non conviene neanche parlarne in live, va bene, parliamo per conto nostro. Haikyuu è doppiato a Milano, Aquilone lavora a Roma. Ma perché non si spostano i doppiatori? Cioè, uno non può doppiare in uno studio diverso di animazione? Cioè, di animazione, di doppiaggio? Non so come funziona il lavoro di doppiaggio, però che tristezza! E comunque non ero l'unica che voleva lui come. A parte che c'era chi voleva Oikawa come Flavio, ma io Oikawa non ce l'ho mai visto come Flavio. E devo dire che non ci sta male. Il doppiatore di Ted. di Ted, di Rufy, di Ezio Auditore. Perché. E di Edward di Fullmetal Alchemist. Perché fa la voce alla Edward, non fa la voce alla Ted, quindi ci sta molto bene secondo me come Oikawa. Molto acuta, fa lo stronzo, ci sta un sacco bene. Quindi non ci avrei visto Flavio, però l'avevo visto nel fratello Mia. La Samg, sì, giusto, giusto. Loro sono bravi, però appunto lavorano a due episodi in croce, la gente dice, ah, vogliamo loro, vogliamo loro. Ok, li accontentiamo, due episodi. Fine. No, non è demenziale, però è trash. Demenziale, a me le cose demenziali non fanno così tanto ridere. Anche se ammetto che quella cosa chiamata supereroe, il più dotato tra i supereroi, era demenziale, ma mi faceva morire da ridere. Cosi? Cosi, Ricky, va bene, grazie! Così come Austin Power. Austin Power è il must. La mia testa ha sentito Shark Noir. Immaginati uno squalo. Ari, se ci fosse il miracolo dello squalo potrebbe anche diventare una roba del genere. Lo squalo però vestito col costumino di Chat Noir. Poi fanno come la doppiatrice di Paimon che doppia chiaramente da casa sua col microfono che gracchia. Esatto. Ma per fortuna non gracchia il suo, è solo la sua voce che è fastidiosa. Perché stavamo parlando di bug. Sì, avevo capito.
Perché no, no, l'ho appena detto io, l'avevo letto. Ringrazio che non ci sia Miracolo sulla scuola, se no lo avremo. Sarebbe carino. Già il fatto che c'è stato Chat Noir che si è messo sia quello del gatto che quello del coniglio era adorabile, ragazzi. E la ricasi lo fanno Ubaldi che doppia Barbossa, per esempio, ma di solito chi sta a Milano lavora a Milano non è così comodo di spostarsi ogni giorno. Ah, non lo sapevo. Vabbè, Ubaldi ha doppiato il mondo. Barbossa... come si chiama l'uomo pesce celeste di One Piece? Renato Novara. Chi è Renato Novara? Chi ha doppiato? Che vola in un tornado, sì. Doraemon, Reinhardt, Jinbei. Doppiatore di Ed. Ah, ok. Sì, ok. Lui ha doppiato un sacco di roba, effettivamente. Io però ogni volta me lo immagino in versione Jinbei, Ubaldi, sempre. Sento la sua voce, Jinbei. Fine, è sempre lui. Che poi, raga, avete... Allora, io sono indietro con One Piece, però praticamente ho sentito una delle canzoni che canta il personaggio, quello con i capelli bicolor nuovo del film di One Piece Red. Porca troia, mi è venuta voglia di andare a vedere il film al cinema, nonostante sia l'unico film canon che fanno di One Piece. Fino a mo' non era nessuno canon, quindi potevi vedere tranquillamente, non ti cambiava nulla. Questo è l'unico film canon, io ho voglia di vederlo perché quella canzone è assurda, è allucinante, c'è una potenza vocale incredibile la cantante, veramente fantastica. A un certo punto ti metterò le robe runiche, quindi... Ve la devo linkare, raga, meraviglioso. E vorrei andarmela a vedere. L'unico problema è che sono rimasta all'isola dopo quando si rincontrano, dopo i 2 anni in cui si separano. Quindi figuratevi, sto indietro di 7 anni probabilmente con One Piece. Questo, porca troia, è l'unico film canon. Ma perché? So che c'è Shanks, però. Oh, Shanks. Il ritorno di Shanks, che carino. I love Shanks. Ha molto senso questa cosa di doppiatori, non me l'ero mai chiesto. No, in effetti io manco sapevo che ci fossero tutti questi studi di animazione. Cioè, perché mi viene animazione? Cazzo, doppiaggio. Non ce la faccio, scusate, ragazzi, sono troppo con la testa nell'animazione. A me fa ridere Walt di Eroliseri perché immagino sempre Doraemon. Giusto, giusto. Poi, come si chiama il doppiatore di Peter Griffin? Perché il doppiatore di Peter Griffin fa anche il papà di Gumball, fa il coniglio rosa gigante e fa anche il doppiatore della pubblicità dell'estate, quello che fa a finale. E tu sei lì che dici, ma perché fa la risata di Peter Griffin? Non si sa, però è carino. One Piece sono rimasto all'isola degli uomini pesce, 2/5 di manca recuperami, ancora prima di me. Tra l'altro molto carina secondo me la parte dell'isola degli uomini pesce, quel finale. L'isola degli uomini pesce è dopo che si rincontrano quei 2 anni, giusto? Perché vengono separati prima e poi vanno sott'acqua. Sì, perché Sanji poi non è in grado più di comportarsi con le donne perché è stato inseguito da dei trans per 2 anni. Quindi corre molto più veloce. Non credo che sia molto bella come cosa da rappresentare. Vabbè, lasciamo stare. Ci sono pure ripetuto tipo, forse Oda se l'avessi fatto adesso credo che ti avresti ricevuto un bel po' di merda, però vabbè. Mino Caprio. Ah, non l'avevo mai sentito il nome. Oddio, è lui. Cosa? La prima saga dopo il time skip. Sì, esattamente. Quella è molto carina, ho visto l'anime perché lo davano ancora in TV, quella parte lì. Non si sa quanto tempo fa su Italia 2. Credo di conoscerlo meglio come tizio d'estate che come Peter Griffin. Come? E poi io i Griffin li vedevo per Brian e Stewie. Cioè il resto non me ne fregava niente. Brian e Stewie, le loro avventure erano bellissime. Per il resto non mi sono piaciuti mai granché i Griffin. Preferivo American Dad. Forse l'unica persona a preferire American Dad ai Griffin, però vabbè. Arthur Weasley? Davvero? Non lo sapevo. Oddio, però sembrano un sacco diversi. Comunque vi devo linkare la canzone, perché è veramente figa. Uta. Tra l'altro, raga, nel time skip ci sono Perone e Zoro che finiscono sulla stessa isola, oltre al tizio con le spade che insegna a Zoro, sa meglio le spade, bla bla.
E io li ho shippati tantissimo, tantissimo in quella parte. Però ovviamente chi se ne frega, è uno shonen, quindi l'amore non è contemplato. Però la mia ship preferita sono loro, a caso, perché sono stati 2 anni su quest'isola. Bellissimi, bellissimi. Allora, quale canzone era? Che ne ho viste un paio. So che era questa. No, questa è la pubblicità del Dyson. No, questa sono andata avanti per sbaglio. Scusate, è questa. Porca, questa canzone, cioè, è veramente assurda. Sia a livello di musica che a livello visual. No, aspetta, ti linko la canzone. Eccola. Dove vai, Gianluca? Dove vai? Sai che lo sapevo io, no? Buonanotte, buonanotte, grazie per il ride. Comunque, questa è la canzone, mi ha fatto venire voglia di guardarmi quello. Nonostante io sono rimasta 7 anni fa. Però, sti cacchi, so, boh, una canzone veramente, veramente figa. Non lo so se questa si è mangiata un frutto del diavolo con la possibilità di farti cantare meglio. Però. Vorrei veramente tanto andarla a vedere. L'unico problema, appunto, è che essendo l'unico film canon che abbiano mai fatto di One Piece, ho paura di spoilerarmi tutto, che è normale che spoileri tutto. Ci sta Shanks. Stanno nel nuovo mondo. Nel nuovo mondo, sì. Oltre i confini del limite verticale del mare, sono dall'altro lato adesso, quindi ovviamente è tutto spoiler. Però, così figo, penso che al cinema sarebbe bellissimo da guardare. Perché c'ho ste voglie strane? Madonna. Però molto molto carino, mi ispira un sacco. Io aprirei Genshin, perché il mio titolo è legato al fatto che dobbiamo fare l'evento con i funghi scarlatti e violetti, i funghi Pokémon. Intanto lo apro, tanto dato che non l'ho aggiornato, non l'ho aperto più, mi sa che ci metterà un botto, quindi intanto va. Domani vado a vedere il film di Sword Art Online. Perché esce un film di Sword Art Online? Non sapevo nulla, però non mi piace Sword Art Online, quindi non sono interessata in generale. Ho visto le prime 2 stagioni. Non so perché ho continuato a vedere Sword Art Online nonostante non mi piacesse dal primo, ma vabbè. Quindi. È tipo il terzo film di Sao, davvero? Ma al cinema? Ma da me non escono queste cose. A me hanno trasmesso One Piece Red in originale sottotitolato per 2 giorni la scorsa settimana e ho scoperto ovviamente il giorno in cui già c'era l'ultimo e quindi ho detto, ah, ma è troppo tardi? E poi ho scoperto che tipo dal 1° dicembre esce in italiano. Spero che non doppino le canzoni. Sarebbe triste. Anche a me non piace. E anche io ho odiato la prima, ma comunque ho visto Gun Gale Online. No, io non l'ho vista quella. Poi boh, mi hanno invitato ad andarci, quindi ne approfitto di uscire almeno una volta nella vita. Fai bene, Righi, fai bene. Dimmi se poi farà pietà oppure no. Tanto non andrò a guardarlo. Questo sta scaricando risorse. Quindi poi dovrà vedere se effettivamente è tutto giusto. Ci metterà 65. Quindi ora che si apre Genshin ci vorranno almeno altri 10 minuti. Però fai bene. Io volevo andare a vedere un film con Saoirse Ronan, Saoirse, che era una roba investigativa, tipo ambientata negli anni 30, immagino. Però non ci sono andata e poi l'hanno tolto perché c'era praticamente solo lo spettacolo delle 20 e 15 e quindi alla fine non ci sono andata perché l'avevano tolto praticamente subito. Ed era uscito. Boh, un mesetto fa forse. Sono triste, perché mi piace un sacco Saoirse Ronan. Mega crush per quell'attrice, molto carina, super cute. Mi piace ogni cosa che fa. O in genere forse guardo le cose che fa perché c'è lei, probabile. Però poi alla fine non sono andata a vedere. Però sembra carino e divertente, una commedia investigativa. Una cosa interessante, poi mi piacciono i gialli. O in genere le robe dove ci sono i detective, anche se poi non riesco mai a capire una ceppa di niente. Le cose su cui conto sono le animazioni fighe. Beh, su quello, buono. E poi sto andando avanti con Chainsaw Man. Ricky, poi l'hai visto Chainsaw Man? Cavolo, volevo chiederlo anche a Gianluca. Mi sta piacendo un sacco. Mi sta piacendo veramente tanto Chainsaw Man.
dimenticato. Vabbè, anch'io non ho visto Miraculous, quindi recupereremo. È che c'ho un botto di roba da fare. Devo concentrarmi. Quando c'ho tempo devo animare o fare le clip, pubblicare le clip su TikTok, quindi. Mi sta piacendo veramente un casino. Veramente tanto. Comunque sì, è arrivato il dramma nell'ultimo episodio uscito, ma non era così drammatico, era più un flashback, quindi ero tipo, ah, ok. Aspettavo di peggio. Non devi ricordare durante la settimana, me lo scordo pure io, Ricky. Come te lo faccio a ricordare? Io comunque ho ancora la nausea, maledizione. Che palle oggi. So se prendermi un Malox, forse non avrebbe senso. Mi sa che me lo prendo. Scusate, ragazzi, se prendo un Malox vi lascio con un lime un attimino. È l'ultimo! Ma non li avevo ricomprati? No, ho ricomprati i Moment. Perché non ho ricomprato i Malox? Allora lo devo andare a prendere domani. Palle! Effettivamente questo era il residuo di Lucca. Che palle, raga! Sono triste che il periodo di Lucca sia già finito. Infatti ero mega in hype, poi... No, è finito tutto! Però sono contenta, ho fatto un po' di robe quest'anno. Ho visto robe, ho visto cose, quindi sono contenta. Prima ho visto una notizia su Instagram di Shanti che ha messo le storie e ha detto: venite in Giappone con me, facciamo il viaggio organizzato. Io tipo: ah! Cute! Poi tra le opzioni c'era: cibo. Per ogni cosa di cibo c'è sempre un'alternativa vegetariana. Poi ho pensato, ma io non posso mangiare un cazzo. Le mie alternative sono più complicate. Va la legge, ti vengo a prendere e andiamo in Giappone. Oh, non ho il passaporto. E tra l'altro dovevi tipo... spararmi una mini siringa... No, non è una siringa, è una roba piccolissima di... non so che. Per fare i viaggi lunghi, perché altrimenti rischio una trombosi. E questa cosa mi preoccupa un casino, c'ho un sacco paura. Di farmi quello, perché te lo fai nella pancia, quindi non è manco chissà che, però. I'm really scared about that. 30 pulper, ben trovare due razor. Una Noelle è deprimente. Ma Naida è così carina, adorabile! Ed è fortissima. Io non ce l'ho manco. Cioè, anche quando ce l'avevo a livello 50. Spaccava i culi, mo che ci sta all'80 è allucinante. Passava solo neanche io, quindi anche quello. Però in generale in Giappone ci vuole venire anche mia mamma, mia sorella. Tecnicamente avevamo fatto questo piano qualche anno fa, tipo 4 anni fa, e ci eravamo dette: ok, nel 2022 andiamo in Giappone. Prima del Covid, ma poi c'è stato tutto il casino del Covid, si è rallentato tutto, il Giappone è rimasto chiuso fino a qualche mese fa e quindi ero tipo what? E quindi non ci siamo andate comunque nel 2022, che poi il periodo migliore per andare in Giappone è tipo maggio, effettivamente fateci a maggio, che ha senso. Però sono solo 2 settimane, cioè sarebbe carino andare in Giappone ma starci tipo un mese. Ma chi ce l'ha i soldi di starci tipo un mese? Magari. Vabbè, a parte quello, sarebbe carino, secondo me, viverlo completamente. Di recente ho visto, non so se conoscete Trash Test, è un podcast di tre youtuber che si sono riuniti in Giappone, si sono trasferiti in Giappone tutti e tre. Praticamente adesso fanno sto podcast e ogni tanto fanno degli episodi speciali. C'è stato l'episodio in bicicletta, l'episodio in cui guidavano nelle macchine da corsa. L'ultimo episodio che hanno fatto recente è un visitiamo il Giappone facendo coast to coast da sud a nord in macchina. E quindi mi sono vista sta cosa ed è bello, hanno fatto sta cosa in 7 giorni. Che effettivamente se tu stai lì 2 settimane non vedi un cavolo, cioè sarebbe più bello girarselo tutto. Sono d'accordo che la vita sia carina e forte, ma quello le costruzioni di Bennett. Ora Ricky arriverà. Poi arriveranno troppe e tu lo dovrai tenere per forza al C5, come ce l'ho io, che c'ho sempre il segnalino rosso in alto a destra perché mi dice: ehi, tirami su, no.
La fascia gente dice Genshin non te lo godi se non shoppi. Io ho preso sempre tutto One Piece e Pull. Sei sculato, a parte che sei sculato. Però no, non è vero che non te lo godi se non shoppi. Anzi, ti ci impegni molto di più, secondo me. È molto bello, Genshin. Anche secondo me almeno 1 o 2 mesi sarebbero divertenti a fare le nicchie. 2 mesi sono tanti, però. Però effettivamente è la stessa cosa che io avevo quando sono andata in Canada, sono andata a 16 anni. Volevo andare in, cioè, non volevo starci troppo tempo perché era praticamente tutta l'estate. Io avevo l'estate, avevo vita sociale d'estate, quindi volevo godermi l'estate anche in Italia, no? Con i miei amici, eccetera, eccetera. E praticamente sono stata in Canada 3 settimane, ma poi quando sono arrivata lì non me ne volevo più andare perché era bello e quindi volevo esplorare di più. Ed è la stessa cosa. Effettivamente dico, però sembra poco. In realtà no. In realtà no. È proprio voglia di starci di più e di esplorare di più. Sarebbe carino. Perché è complicato andare in Giappone. Un sacco di carte e robe varie. Però sì, sarebbe carino. Cioè almeno 3 settimane secondo me sono da fare. Anche solo per abituarsi al jet lag e al fuso orario. Comunque Genshin secondo me è più godibile non shoppandolo, perché vedi certa gente che ci spende un sacco di soldi e poi non ottiene manco quello che vuole e li vedi tutti tristi e depressi, ma non lo so, non c'ha senso secondo me. È un po'. Ci sta a spendere qualcosina ogni tanto, magari prendi l'abbonamento quello da 5 euro, a parte che è aumentato mo' di recente, quindi figuriamoci. Secondo me c'ha senso, poi se ci giochi tutti i giorni ci sta. Io sarei già abituata, forse Ila, perché se vai verso est, a parte è più difficile abituarsi, però dipende da quando tu vai a dormire adesso. Perché se vai a dormire, che ne so, alle 5 del mattino, sei abituata all'America, non al Giappone. Secondo me è comunque scombussolante come cosa. Oh, la porta finalmente. Scusate se mastico mentre parlo, però. Infatti sì, esatto. Tra l'altro, a proposito di America, ho scoperto che 2 quadri che voglio vedere di Van Gogh sono al MoMA. Due! A New York. Che palle. Pensavo stessero qui, invece no. C'è pure una. Forse sì. Non mi ricordo, tra l'altro è stellato sul Rotano, dove sta. È capitato di trovarmi sincronizzata con gente in America. Comprensibile. Credo che sia successo anche a me. Ma infatti, andare in Canada non ha fatto nulla per il jet lag. Il ritorno è stato traumatico, perché il ritorno siamo veramente rincoglioniti come lo schifo. E mi sa che è uscito il film di Harry Potter. E quindi mia sorella ci ha trascinato a vedere il film di Harry Potter. E noi avevamo dormito durante il giorno. Ci eravamo svegliati, siamo andati a vedere il film di Harry Potter, ma stavo veramente rincoglionita come lo schifo. Dico, oh, ma perché? Perché ci fai questo? Dovrebbe stare sia la notte stellata che la notte stellata sul Rodano, se non sbaglio. Io ho messo in pausa la live con l'auricolare. Si può fare una roba del genere? Come funziona? Cioè, io so che qua ci sarà il volume, anche se quello del telefono. Robù. Come sta andando il lavoro, Ricky? Quelli touch. Ah! Non ti puoi grattare le orecchie. Bluetooth. Ok. E tra l'altro mi sa che c'è una mostra a Roma di Van Gogh non so se c'è. Non so quanto duri, però mi sa che c'è sta mostra. Che probabilmente è la stessa che io ho visto quando sono andata a Milano apposta per vederla. Quindi ci sono tipo i quadri della sua giovinezza, un po' di cose, un po' di autoritratti. Secondo me è la stessa identica che ho visto a Milano qualche anno fa. Però, dato che posso andare a vedere Ila a Roma a visitarla, potrei approfittarne per andare a vedere anche Van Gogh. Infatti è super fastidioso. Ah! Non per grattarti le orecchie, ma perché ti tocchi sempre per sbaglio. È tipo se ti tiri sui capelli. Ilaria.
Sai com'è Van Gogh? È tutta una scusa. Oh boy. Ah, oh, si è aperto il gioco, che figo, finalmente. Ok, we did it. Allora, tolgo la musica di Ori e cambio la categoria. Genshin. OBS. Cosa stai caricando? Devi caricare una categoria. Ma perché? Perché stupido? Perché è sempre problematico sto coso? OBS mi odia. Devo cambiare categoria. Non gli va bene. Mio Dio. No, non funziona così. Anche io ho mollato la mia migliore amica a mezza giornata per vedere. Oh! Già mi dispiace, però. Oh! Poteva anche venire con noi, era un problema. Sono delle piccole cosine egoiste che toccano. No, vabbè, ma chi la verrebbe con me? Figurati. Oh, ce l'ho fatta! Bravissimo, BS. Infatti non è oh, è più mi dispiace per la tua amica, però oh. I'm so sorry. Sì, lo so, Rigby, non mi ricordo quale cavolo è il comando. Non mi ricordo mai niente. Avevo anche messo il nuovo coso per ok. Era un termometro. Ok, siamo Naida. Oh. Mazza, perché l'audio lo sentite fortissimo voi? Sei un po' troppo. Rip termometro. Ogni volta che questa cosa viene detta penso dovrei cercare online. Poi mi dimentico sempre. Vabbè, non fa niente, ti preoccupare. È OBS che se funzionasse come dovrebbe non ci sarebbero problemi. E invece non funziona come dovrebbe. Ditemi se è troppo alto il suono. Che sono basso nel caso, perché mi sembra altissimo. Cioè va quasi sul giallo. Allora, comunque, questa bimbetta super carina legge nella mente delle persone con il 5G. Quindi possiamo fare questo e scoprire tutti i segreti. Ci sono certe chicche, ragazzi, certe chicche di gente qui. Piacciono altre persone. La parentesi non è data in compito a mettere attorno a Naida né se si gioca come DPS come supporto. Io la uso come supporto, però in realtà anche quando la usi come supporto e poi fai i suoi attacchi base, è un mostro pure lei. Però io la uso più che altro come supporto con tanta tanta elemental mastery. E il mio team è il team Hyperbloom, quindi verde, cioè verde, dendro, acqua e poi elettro, e fa un bordello. Soprattutto perché il fatto che lei collega i danni con la E e la ulti sono fortissimi. Ecco, appunto. Vedi? Ci sono già degli intrallazzi qui. It's pretty cute. E quindi ci possiamo fare i cazzi degli altri. Quale libro, scusami? Il mio? Quello che sto usando io? Che comunque anch'io ho vinto il 50%. Il 50%, il 50-50. Anche la mia amica ha vinto il 50%. Il 50. Naida è molto carina. Fa vincere il 50-50 le persone. Si rileggere attenti i team per scoprire perché il padre l'ha abbandonato. Non funziona purtroppo su di loro. Sono solo sui personaggi di Sumeru che hanno il 5G, cioè la cascia terminal qui nell'orecchio. Perché lei sa tutto e si fa gli affari degli altri. Allora, noi dobbiamo fare... giocare a Pokémon con i funghi. Questa cosa ovviamente mi dice, ah, finisci prima tutta l'arco in questa, ma io sto ancora alla versione precedente, quindi lo finisco per mo'. E facciamo il quick start.
Che però mi dice: ah, ma potrebbe succedere che i personaggi magari sono bloccati nell'arco in questo e quindi non puoi andare avanti, li faremo insieme. Io confermo. Anche perché, ragazzi, io è da un mese. Speriamo che non ci faccia spoiler sta cosa. Iniziamo male. No, Ricky, non sono andata avanti perché non ho più portato in live. Lo faccio solo in live. È super carino, dai. Sono rovine! Praticamente io ho ancora bloccati. Cosa? Come si chiama? Saino e Candace. Al palazzo dei Sabbio. Se ve lo faccio vedere perché sono terribili. Non dobbiamo andare a Caravan Ribat. All'Aro Village. Loro sono ancora lì. Quindi, boh. Sono ancora indietro. Poi voglio effettivamente vedere come Scaramouche diventa io vagabondo che sono io. L'ho chiamato Wanderer in inglese. Nomade in francese, Trotamundos in spagnolo. Da noi spero diventi viandante e non vagabondo, perché vagabondo è un po' più triste. Vediamo come funziona. Però sì, praticamente non posso tirare su i talenti di Naida perché mi servono i pezzi suoi. Praticamente io ho sti due deficienti. C'ho sti due fermi qui da un mese, che aspettano il prete che li sposi. Perché a me sembra veramente che siano all'altare in qualche modo. In modo asimmetrico. Che fastidio, ma all'altare. Quindi carini. Ma rimarranno lì ancora per un po' perché adesso andiamo a catturare i funghi. Io non ho ancora neanche avvicinato Incanomia. Minchia, Ricky. Figurati. Tra l'altro, Incanomia c'aveva. C'è un gatto. Tutta una parte di evento che durava tipo un mese. È vero, siamo tutti fastidiosi. I relate with this kid. Praticamente durava un mese ed era lunga, era bella, era molto carina. Era un po' più legata al passato. Qualcosa. E ci stava un tizio della build. Della buildo? Un eraldo dell'abisso. Una buildo. Oh, sabbia. Allora, dove devo andare per fare sta cosa dei funghi? Go to quest. Andiamo a fare il torneo e a vincere come Ash Ketchum dopo 20, dopo 25 anni. Ah, ok, qui. Però Incanomia alla fine è molto carina. È un posto bellissimo. Un po' vuotino. Però bellissimo esplorare. C'ha una musica del combattimento che forse è una delle mie preferite nel gioco. Solo che dopo che l'esplori tutta l'abbandoni. Completamente. Fungi. Sembra che dici il ragazzo divertente. Chi è? Allora, interessato a catturare dei funghi con un buon temperamento e diventare loro amici? Sì, non sono così eccitata in realtà. Il primo Nilotpata Cup Beast Tamers Tournament sta per iniziare. Ok, mi devo segnare questa cosa. Ma sono così carini. Vabbè. Come è atto 1? Oddio, ma è uno di quegli eventi lunghissimi. C'ho tipo 2 settimane per giocarlo. The children are a lot tougher than us old geezers. Allora. Ah, dobbiamo andare a Port Osmos. Oh, ok. Perché? Dov'è lo spazio a Port Osmos per combattere? Scusami. Cacchio, ci voleva il cappellino anche qui. C'ho solo il cappello da capitano. Non posso tirarmelo all'indietro. A parte che non si vede, che tutto è nero su nero. Però me lo tiro all'indietro l'etichetta. Amo di Ash Ketchum. Here we go. Me lo tiro all'indietro e le cose si fanno sul serio. Allora. E tra l'altro io sono quel tipo di persona che tende a non mettersi spesso i cappelli perché
mi si sporcano subito i capelli. Io faccio un momento di fungare, sì. Evviva il funghismo. La musica, ragazzi. Oh, dove devo andare? Non è qui. If I had a lot of money, I'd keep it in my hands and never give it to anybody. Mi sembra giusto. Io li spenderei, però. In qualche modo. What are those? What are those? This job is unbelievably cushy, especially on this salary. I'm lucky I ended up with a boss like Elhinda. Ah, non posso parlare con lui. Okay. Never forget and never forgive. I cannot allow myself to be swayed by them. La gente è troppo seria riguardo a questo tournamento comunque. Welcome contestants to the Nilutpala Cup Beast Tamers Tournament. I am Kautilya, a senior Immorta researcher and the organizer of today's tournament. I'm sure you're probably all very intrigued. Cavolo, non ho fatta le moto di Lime che fa così. And excited at the prospect of our amazing. Worry not. So please cast your reservations aside and enter the tournament with confidence. Let's go. Also, it gives me great pleasure to announce that this event is sponsored by Mr. Elhingen. A renowned businessman from Mortaine, who has generously provided a grand total of 60 million mora for our prize fund. 60 milioni? And if anyone is able to prove themselves capable of carrying out Mr. Elhingen's philosophy by passing the ultimate trial, he will be willing to give them his entire fortune. The only other condition is that the winner must agree to carry on Mr. Elhingen's legacy by hosting the Nilutpala Cup Beast Tamers Whoa! Paimon can't believe that rich guy threw sticchia a Fontaine. Ma sa di no. Si aveva incontrato gente che non riusciva a sfondare. Also, hosted by an academia scholar, huh? Pretty official. Sì, poi non è per i soldi. Cacchio, però 60 milioni di mora. Non è vero. Non è vero mai. No, spoiler. Non direi nulla, Paimon. Non ho letto, quindi va bene. Vabbè, non mi interessa. Se parla Paimon, io schippo, ragazzi. Ok. Stava già dicendo cose. Non è vero che abbiamo settled down out tutto. Se c'è che finisce, va bene. Tanto abbiamo già sentito i pensieri di Statizia. So, you're competing too? Golden Comet? I'm just a comet. Huh? You know us? You're a tough duo if the posters are to be believed. Some mercenaries who managed to escape. Comunque c'ho il cappello, ragazzi. Sono pronta per combattere con i Pokémon funghi. Unfortunately, the tournament is about capturing fungi, training them, and commanding them in combat. That's true. Wait a second! You don't look like a staff member! What are you lecturing us for? Who are you anyway? Ma perché litiga sempre con tutti? I used to work for the Eremites, taming grumpy sumpter beasts. Ended up with a reputation for being a beast tamer, so they got me involved with testing the wisdom orb early on. Tra l'altro molto spesso qualche NPC diventa poi doppiatore ufficiale. Tipo Teppei, credo, il tizio che poi, vabbè, spoiler, dopo Inazuma per colpa di Scaramuccia, bla bla bla, è lo stesso doppiatore di Eizo, prima era Teppei e poi è diventato Eizo. Avete mai momenti in cui la voce poi è più fastidiosa del solito? No, è la cosa comune, è sempre fastidiosa. Giocando Persona 5 la storia è diventata very dark, very fast. Ah! Oh. Vero, voglio sapere anch'io se ti sta piacendo. Anyway, my name ain't worth remembering. I'm just an illiterate nobody. All I'm good for is doing odd jobs for... Non mi interessa, tanto sarai solo qui. Taming beasts, though. Ok. Want me to teach you? Oh, vuoi team appare? You guys are worth me getting to know.
as allies or opponents. Because either way, you can get rid of some obstacles for me in this comp. Well, that was blank. It's definitely better. Sì, era quella 360, poi. Alright then. She gets right. Un altro di quei giochi che voglio giocare una vita che durano 7000 anni, bro. A me preferisco ancora il quarto, ma è comunque molto bello. A me non ispirano troppo come giochi. Cioè, ci sono alcune e le componenti che non mi piacerebbero, altre invece sì. Quindi ci ha spiegato lei le cose. Non dovevamo segnarci. Ma guarda com'è carino lui! Lui no. For training and competing with. The Wisdom Orb can capture and store fungi. I recommend giving each fungi. You just go after element and then number them? Seems kind of boring to Paimon. This fungus looks pretty lively. Why don't we call it Bouncy Happy Shroom? Sì, nomi. Thanks, but yeah, mi tolgo il cappello, mi pizzico. Calling it Pyro 1 anyway. All right, we'll stop. But wait until you hear the great names we Vabbè, ma quello è un po' antipatico perché ti carica ed è elettrico. Quello blu rimbalzino è così carino, invece il cappello. Allora, devo mettere qualcosa, immagino, no? What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Oh. Vediamo. Rimbalzello, l'agnello rimbalzello qui. No! No, non c'è nessuno. C'è quel robo poi. Ma guarda come è andato via, questo cos'è? Ma non sono così cattivi i funghi, che li ha rappresentati così, dai. Bello però. Sono esplosa? Non me ne sono accorta. Sono quattro giochi migliori. Non me ne sono manco accorta, ragazzi, scusate. Ok, we did it. Forse OBS. Come lo chiamiamo? Stormlord? Eledrill è proprio un nome da Pokémon. Perché effettivamente sembra una trivella con l'elettricità. È molto alto, devo usare elettro. Tingleshroom, perché ti fa il solletico. O Stormlord? Strong Illichure. Stormlord mi ricorda un po' Starlord, quindi è carino. Però Eledrill. Eledrill ci sta, secondo me. Però Stormlord è più divertente. Stormlord. Bongo Head. Beh, direi che non c'è scelta. Bingo Bongo, a te. Insomma, se tu avessi internet. So adorable. These will sound really cool when you call them out in the arena. Il nome per il secondo fungo. The round hat on this little guy's head kind of looks like a drum, don't you think? Credo che suoni allo stesso modo. The first thing that came to Paimon's mind when she saw it was, if you hit it on the head, it's definitely gonna go bing bong. No, bing bong no. How does the bing bongo head sound? Boing boing, tipo le tette. Boing boing boing. ok. Ma è un teschio sulla testa comunque. Quelli sono gli occhi, il naso. Dai, presente un teschio. Penso sempre a te. No, è come quando una persona cammina e c'è detto fa boing 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 boing. È esattamente quello il suono che pensi. Non so te, ma il mio internet impazzisce spesso. Se abbiamo notato, Ina. Ok, let's go catch some more. Facciamo un team per Bongo Head. Ok. Andà, come 800 metri? Allora mi teletrasporto. Liscio. Con Bing Bong penso a un amico immaginare. Anche io. Quando sono in ufficio anche a me abbandono a caso. Sei schermato. L'ufficio è schermato da internet.
Allora, andiamo a collezionare Bingo Bongo qua. Invece io con Bingo Bongo penso a... alla frase che dice Lars in Lars of the Stars. No, troppo lontano. Ma perché si sono alterati entrambi? Scusa, cioè si sono spaventati. Li ho comunque presi, no? No, e vabbè. No, che si altera di nuovo. Ok, ne ho preso uno, manca il craio. Ricky, ma perché il Mubot ce l'ha con te? Questa cosa non ha senso, ok? Perché ti ho bloccato Bingo Bongo? Cosa succede? Jesus Christ. Ok, presi. Perché sempre a me ti odia. Allora, ha una testa gigante, però è più agile. Lo chiamiamo Stout Waist. Tra l'altro la birra Stout esiste. Hard Hat o Crusher Basher. Lo chiamerò Crusher Basher, perché mi ha fatto strozzare mentre lo leggevo. Pretty Hard to Catch, ma... Pickinding, Pickindolo, Cool Shroom e Cool It. Ha detto culi. Prenderemo i culi. Great, you've now collected all four fungi. The next step is to use the floral jelly provided by the organizers to boost your fungi's abilities. Okay. That way they'll be able to unleash powerful skills during combat. Detto culi. Hyman can't believe we're making progress so quickly. Che carina Lumine. Help, Hania. All right. Let's all return to the arena now. Huh? La posso pettarli? Someone's staggering along. She's running circles around. Leila! Is she being attacked? No, sta dormendo in piedi. She's collapsed! Let's go see what's happening. Ah, è la prima volta che la vediamo in game. I can't go on. Ah, ma anche lei c'aveva il coso. Are you hurt? How bad is it? Quindi sarà suo quello. No, non è suo. Pyro One, take it out. Ma no, è... Wait, è suo. It's not an enemy. It's my shroom buddy. C'è il coso lì. I'm just a little too tired to walk right now, but I still need to find three more shroom buddies to qualify for the tournament. È molto bella. C'ha le occhiaie alla rosaria comunque. Shroom buddies. You're a contestant too? I wasn't counting on running into other contestants here. Maybe this is the Madonna. End of the road. Attenzione. Twirly Whirly on its own is no match for you. Look after Twirly Whirly for me. Take him with you to the top. Ma perché? Hey, don't give up. Not like we're a bunch of aramites trying to steal your fungi, your shroom buddies. We're better than that. You should at least hang in secondo there me in the arena so we can compete against each other prop. Hania over here is a professional beast tamer. And despite knowing that we might be... Was that supposed to be a compliment? Sì. State your name and mission. Golden Comet and Silver Companion shall gladly come to your aid. Really? Then could you please help me collect the rest of the four shroom buddies? Ma è tutto ciò perché lei sta partecipando, deve lavorare la sua tesi. Finally starting to change. My name is Layla. Layla, non c'è, ok. Noi abbiamo cose inventate sul momento, tranquillo. To make it into the quarterfinals. Ok. If I can make it to the quarterfinals, I'll get to take my shroom buddies home and delegate some of my physical labor to them. Ma come? Ma scusami! Of course, I'll take good care of them too. Ah, ok, almeno non fa esperimenti su di lui. Sucro, penso che li farebbe. Dico mio, il boss finale dell'evento. Magari è un capo palestra. All quarterfinalists get to take home any fungi of their choice. Vuoi comprare una vocale? Sì, in effetti... C'hanno nomi strani le... gli studi che usano loro. Effettivamente credo che il suo sia l'astrologia.
Immagino. What do you mean physical labor? You're a student. Shouldn't you be busy with coursework and writing papers? Quanto sta piovendo tutto ciò? This is pretty embarrassing, but so I must have some sort of congenital sleep disorder or something, because I can never seem to get enough sleep. Ma Ilaria! I'm always really low on energy. Sei tu, Ila. Even the smallest amount of exercise makes me... Oh, Madonna. Well, you saw me just now. I get so tired, I collapse from exhaustion. So when I said physical labor... Sono sentita nominare! Moving books around her feet from the store. You don't need to be embarrassed about that. It's totally normal. Paimon delegates chores to her all the time. Lumine non è molto contenta di questa frase. First she calls them buddies, then she talks about wanting to live with them. Ridiculous. She sounds just like Elhingen. Chi è Inglinglinglin? Well... Looks like you've mastered everything already and moved on to helping others. I'm delighted for you. I'll see you around. Good luck. Perché dai vai? We haven't thanked you or Pyro won yet, Enya! Let's at least go get something to eat together! What's wrong? That beast tamer... Is she... angry? Probably not. E niente ha detto che... Per quanto dorme, comunque è sempre stanca. But she's definitely not a bad person. Otherwise, why would she have helped us? Vabbè, la vediamo dopo sti cazzi. We'll see her. In the meantime, let's follow her example by doing our best in the tournament. Thank you so much. I'll try my best. Come ci è arrivata qua se questa sviene ogni due secondi perché si sforza? I want to be a burden to you guys. This is so relatable. Il mood. Quindi ci abbiamo un set di 4. Dobbiamo combattere. She should be eligible to take part. Let's head back to the arena and confirm with them. Okay. E torniamo a Port Osmos. Certo, se ci fosse un teletrasporto un po' più vicino sarebbe più utile. Però è carina. Non pensavo fosse così grave sta cosa del sonno. Pensavo fosse una studentessa matta e disperata che non dormiva perché doveva scrivere la tesi. Invece no. E in generale dorme e scrive la tesi mentre dorme, che è una cosa molto comoda e avrei voluto anche io. Però... però... It is fine. Praticamente vuole un animaletto da compagnia, perché i funghi non te li puoi tenere se non arrivi ai quarti di finale, come funziona? Non c'è nessuno. Let Paimon see how the qualifying rounds are looking. Great! We're in a different group from Layla, so we won't have to compete against each other in the early stages of the competition. Cioè, bisogna scrivere la tesi mentre bevevi. Io in realtà avevo bisogno di bere mentre scrivevo la tesi, spero che non lo faccia. Actually, I hope I don't have to fight you guys in the later stages either. Oh? Hello there, little ones. Scusate, è arrivato lei mo dal nulla. Sure enough, you're at the center of the action once again. E che vuoi che sia? You two truly are like the main characters in your own light novel. No, siamo i main characters di questo mondo. Tra l'altro lei da Inozuma si è fatta un viaggio lunghissimo. Ma dove esce? È l'ospite speciale di questa... di questo evento. Guarda Lumine! This tournament was advertised far and wide, including all the way over in Inazuma. They even handed out flyers in front of Yai Publishing House. La miseria, è così importante. Don't you think a tournament like this makes a perfect candidate for light novel treatment? Ma in realtà non credo. Yai Publishing House is working on a bestseller that, if all goes to plan, will stay a bestseller for the next 50 years. The theme is friendship and rivalry. So we decided lei to bring our Soka here to gather some inspiration. I, of course, need to ensure my writer's manuscripts are up to par. Fa molta più paura Yai qualsiasi via del gioco, esatto! Esattamente, si vede dalla sua reazione. Here's my little partner in crime. Soka named it Blitzara. Secondo me ha paura anche I think il it's fuoco, rather eh. Good. Very distinctive. Blitzara. Who knew there'd be such a big turnout? Even Miko's here! E c'è Layla che tra un po' si addormenta di nuovo.
Goro ha ragione se non volerla neanche vedere. Fai la hangout di Goro, Riki. Poi capirai. Soka, come say hi to the little ones. They're set to be some of the fiercest competition you face in the tournament. You should put them in your novel as major characters. Yes, chief editor. For the sake of my readership, I won't back down. I'll beat you. Sei sicura? Yeah, just because you're with Miku doesn't mean we'll go easy on you. Ooh, yes, more of that. Do you feel that, Soka? Ma lei no, non c'ho voglia proprio. Before the competition begins is a key plot device that helps build dramatic tension. In che senso non hai trovato l'hangout? Lo puoi giocare sempre. Devi sbloccarlo con la chiave, ma lo puoi giocare sempre. Dopo, aspetta, se finisce il dialogo te lo faccio vedere. I wouldn't say I'm feeling that exactly. Just thinking about competing against Her Excellency's Hanamizaka Tour confidant is making me so nervous. I'm losing my mind. Sì! Puoi fare tranquillamente tutti. In that case, head back to the inn and capture your nervous breakdown in writing while it's still fresh. This will make excellent source material too. She's terrifying. Ah, l'ho capito anche lei. She also seems really dedicated to her craft. I hope we can be friends. Are you sure? And who is this softly spoken little lady? She's our new friend, Layla! We met her while we were capturing fungi. Layla's entering the tournament because she wants to take her trained fungi back home to live with her. Her goal is to make it to the quarterfinals. Ma perché le ha rivelato tutto? Training fungi? And then domesticating them? How fascinating. You must be full of secrets. There's an intriguing story to be told here, no doubt. Avevo bellino ora il modello di Layla. I'm Yai Miko, a light novel editor. Ciao. Purely out of personal interest, and right now what I'm most interested in is you. Nice to meet you. The pleasure is all mine. Comunque la vorrei veramente vedere interagire con Mona. I have no idea how to respond to that. Okay. Traveler. Paimon, I really appreciate all your help, but I want to get to know my four shroom buddies a little better and prepare for the qualifiers, so okay. I'll go do some training now. Mi sembra un po' uno dei lati di Spiro. Don't push yourself too hard, Layla! You'll end up collapsing from exhaustion again! Miko? What are you doing scaring a new friend off like Miko, la smetti di essere te stesso! Oh, am I really so terrified? Sì! Well then. I'll simply have to talk to her again another time to clear things up. But that can wait. Judging from your expression, it seems like you have something you want to say to me, little one. Cosa stai facendo davvero in sumero? I'm comforted to know that you didn't lose your heads amidst the hype, and you're not just in this to have some fun. Unfortunately, though, it appears that we're about to be interrupted. Gujiyahe, what an honor to finally meet you! We're so privileged that our tournament is your first destination in Sumeru. Okay. Huh? Isn't that the organizer? And that super rich businessman is here too. Adesso non solo è Raiden simpa per Yae, adesso anche la bimba si riprende. No, non è vero che simpa, campata mia. I presume that the tournament is proceeding very smoothly. Secondo me c'è un po' di FIFA. Otherwise, how? How you jest, Gujiyahe? I see you've already had the chance to try out the wisdom orb. Ah, forse voleva semplicemente what are your quello. Thoughts on the future prospects of this technology? You know, with your blessing, it can be introduced into Inazuma, allowing you to swiftly resolve the situation of, Of? Right now, I am nothing but the editor-in-chief. I'm here to enjoy my vacation sì, and certo, gather... Don't be so pushy, Mr. Cautelia. Droning on about the Academia's business ambitions is hardly respectful to our honored guest. Not to mention that Gujiyahe is busy catching up with her friends. A most pertinent remonstration coming from you. Why, to hear such high... Also, stanno parlando a cavolo. Travel. Thank you. E addirittura non serve. Quanto è grosso quel fumo, tra l'altro? È più grande di Paimon, aspetta un po' se è piccolino. They're here to do business. Promoting an entirely new event throughout all of Teyvat so rapidly would be an impossible. Besides, the tournament has only just begun. Vabbè, fammi fa qualcosa. Who knows utile, whether dai. It will go on to be a success.
I want fungi may look adorable, but they carry potent elemental energy inside their bodies. Letting one's guard down around these creatures would be an unwise move, don't... So it wasn't just that. At least all the fungi... Oh, Paimon, you're... See you in the qualified... Però effettivamente le hanno dato un fungo elettrico a lei, ci sta, ha senso. Making new friends, Bumpy, come on! Let's go get some floral jelly for Bongo Head's training. Ah, giusto. Ma quindi noi abbiamo Bongo Head come Pokémon principale, va bene. Dove... Who are you? Seems I am pretty capable. Ah sì? A fare cosa? No, a dormire. Perfetto, un altro, va bene. Adesso qui c'è una bella macchina per fare le foto. Un'altra macchina fotografica. Tutte verso il palco, quindi è da un lato e dall'altro. Ok, siamo vicini. Piri 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 piri. If you want to buy me out, you should offer at least twice as much as that. Huh? Chi è sto tizio? Hai dei libri? Dammi dei libri. Non ha dei libri. Non mi parlare allora. Ah, dal tizio di Fontaine, ok. Che non pensa nulla. Perfetto. Ah, the champions to be. Champions to be? Of course. Okay, stanno a fare scommesse su di noi. When you collected with an expert mentor like Hani. If even the staff. Allora la vincerà Aniya. Ma sono le gelatine, veramente Pokémon. Non stavo ascoltando. Allora, vediamo come funziona. Per Bongo Bongo, cultivate. Oh, un'animazione e il suono. È tipo il suono dell'acqua. Ho modificato. Carino. Che devo fare? Blu. Ah, io volevo switchare prima, non ruotare. Allora, ruotiamo. Ok. No, aspetta, ho sbagliato. Undo. No, no, no. Ok. Ho sbagliato tu. Allora. Ok. Blu 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 blu. Scusa, il suono è troppo carino. No. Ok. No, no, staremo qui le ore adesso. Se soltanto faccio questo, cioè, deve... Che devo ruotare, capito? Ma perché mi torna indietro? No! Oh, madonna. Tutta la live fa sta cosa. No, perché continuo a premere il tasto per tornare indietro, ma non voglio. Ok. Dobbiamo spostare questi qui. No? Ok. Ok. Mi piace troppo il suono, però. Allora. Ah, mi segna pure i... Preset. Copy. Ah! Ma è preset and copy? Non ce li ho io. Possiamo tornare alla cosa iniziale così ricomincio da capo? Credo che me l'abbia già fatto. No. Oh, boy. No, non voglio ruotare. Sì, voglio ruotare. Ok.
No, ho sbagliato, torna indietro. No. Oh, ce l'ho fatta. No. Switch con questo. We did it. Vai testa di rapa. Sto incazzatissimo. Questo c'ha Water Bomb, Bubbly Prison e Aqua Strike. Questo c'ha Resonator, Flashing Bomb, Rock Falls e Bedrock Line. Bedrock tipo Flintstones, Frost Steam, Rime Shock. Allora questa è acqua, quindi direi di andare di acqua e ghiaccio. Non posso farlo. Allora coltiviamo lui. Perché qui ce n'ho 4? Scusami. Oh no, volevo copiare lui. Ho sbagliato. Come max limit? Rifarmelo da capandù. Copy con questo. Perfetto. Ok, fatto. Perfetto. In 3. Ok, e posso andare avanti. Ah, quindi devo fare a tutti, va bene. Quindi devo copiare 2. In che modo però posso farlo in modo corretto? Per 2, ma non posso copiare entrambe le blu, perché ci sono 4 arancioni e 4 blu, quindi devo copiare uno arancione e uno blu. Copio questo e poi faccio copy questo. Ok, poi facciamo rotare questi qui. Perfetto. Poi facciamo ruotare questi qui. No, non voglio copiare. Ho sbagliato. Ho capito. Sembra ti levi dalle palle. No, allora facciamo ruotare questi di nuovo. Così. E facciamo ruotare questi così. Perfetto. Poi magari facciamo ruotare loro. Wow, sono bravissimo. Solo il primo mi sono persa comunque. Non dici che sono cresciuti. Blocking line. E aumentiamo anche lui. Preset. Eh? Non ho capito. Che devo fare col preset? Ah, si trasformano in quei colori? Perché mi serve? Non si sa. Cacchio, non posso ruotare più. Oh, ok. Ok, allora basta che ruoto, in questo caso. Cioè, basta che switcho. Perfetto, buono. Ok, ok, ok. E adesso? Posso riprovare di nuovo con lui? Vedere se faccio prima. Non so. Ma con lui non riuscirò mai a far prima comunque. Proprio più forte di me il fatto di sbagliare su di lui. Questo bagnante di versi sono così carini. Oh. Ok. No. È andata. Ah no, sono invertiti. Senti, che succede? Ci ho messo di più di prima, vabbè. E quindi adesso che ho fatto questo, che devo fare? Bungohead and Buddies should be able to fight at full power now. We still have some time before the qualifier start. Floral Jelly.
Sì, vabbè, ma stanno dando mille nomi diversi. Tutti cavoli. Ma quanto parla? Allora. Greetings! Allora, è semplicemente messo qua a vendere cose. Comunque, praticamente abbiamo giocato a Candy Crush. Cioè, era palesemente Candy Crush, ma con le gelatine. Oh, ma che belli! Aspetta, aspetta, volevo andare qui. Almeno mi danno primo. Oh. Floating dendro, fungus e stretchy pa. Ah, quindi devo continuare. Ah, mi mancano tutti questi. Ok. Ah, ci sarà il mercato classico. E questo è per gli altri funghi. Devo sbloccare Floating Hero Fungus con 7 mosse, ma ce ne metto sempre il doppio. Che carini! Tutto sono belle se illustrazioni comunque. Animate, belle, belle, belle. Quindi... Event shop. Ok. Quindi possiamo catturare all'infinito. Fungus Medal Exchange. Le medaglie non ce l'abbiamo. Però mi posso prendere il coso per la casa, a quanto pare. Oh, questo. Io inizio a spendere a caso come al solito. Quando mi danno dei soldi in questo gioco non fanno una lunga fine, insomma. Dai. Mora. 10.000 mora. Quindi ce ne arriverà forse a 60 milioni, non credo. Credo che vinceremo. Che dobbiamo fare? Go to the special training grounds, ok. Ok, vediamo com'è questo evento. Ah, devo attaccare coi funghi. Ma pensavo di far combattere i funghi contro i funghi, non contro gli Illigior, scusami. Non c'ho voglia di leggere il gioco, dai, su. Tanto uno completo. Quindi devo entrare qui dentro, ok. Ma lì c'è una ranara, aspetta un attimo. Tu devi andare a casa tua, ok? Non male, vuoi quello che non mi serve. Vai. Bravo, cucciolo. Mi sto ancora collezionando questi cavoli di ranara, mi manca un sacco di roba. I've got to make my fungi move faster. So fast that my opponent won't have time. You are? Quindi queste sono tutte persone che partecipano. Ok. Scusami, ma lei non ha la cascia? Perché ho sentito nei suoi pensieri in tutto ciò? Flying White Mushroom! Ma non credo che sia un fungo, Paimon. Però forse sarebbe più simpatica come fungo. Hey! I wonder how much mora the shops and vendors around here make on a competition day. Chissà. I wish I could take part in the competition too. Why'd I have to be born with zero natural talent for beast taming? Ma dai, sei come Ash Ketchum, ci metterai 25 anni e ci arriverai. Tu
Tutto ciò non dovremmo sentire nei loro pensieri. Questa è in vacanza, quindi non è manco di Sumeru. Allora, vediamo sto coso. Anche se vorrei andare avanti con l'evento, però se poi dobbiamo combattere i nostri funghetti sono messi bassi, non è proprio il massimo. Vediamo i funghetti come vanno. Three hours later. Come on. Che belli i caricamenti in questo gioco. Tutto merito del mio portatile. Allora. Perché ci sta mettendo così tanto? Oh! Che bello! Normal Open, che ne so io? Ah, lui cura, lui attacca, lui para e lui... Ne so, baffa, ne so. E conferma. Ah! Vai! 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 Andate! So che ho fatto, ma va bene. Ma non posso fare niente io. Posso andare in mezzo a... attaccare, ma... tipo Arceus, ma è un po' inutile. Succede, ma sono fortissimi i miei funghi. Auditory protection upper period. Ah, ok, questo mi aumenta la skill. Vediamo. Ah, io raccolgo cose. Ok. Loro attaccano. Oddio, questo. Che strane animazioni! Usa la frusta. What the fuck? Ah, ma devo segnare! Ok. La Naida. Bravissimo che l'ha congelati. Capisco se stiamo facendo qualcosa di utile oppure no. Attacca di nuovo tu. Sono esplosa anche io, a quanto pare. Non capisco cosa succede, ma va benissimo. Sì, tanto questi c'ho, quindi che devo fare? Dovrei catturarne degli altri, effettivamente. Ah, però quello c'ha lo scudo, quindi devo attaccare quello di roccia. Ah no! Serve che faccio sta roba. Questo mi sembra veramente approfittarsi degli illicioli in tutti i modi possibili e immaginabili. Stiamo bullizzando con dei funghi, io non vorrei dire. Sembra molto triste questa cosa. No, il mio fungo di terra. Ok. Scusami, come fanno contro di lui? Siamo pazzi. Bravissimi, wow, che bella posa plastica. Mi fanno attaccare. Wow! Vabbè, io mi porto loro in giro, non i personaggi allora.
Cioè, far cadere lui è incredibile. Ok, curiamo. Che carini che sono. Andiamo di elettro. Vai Pikachu, scelgo te. Aspetta, come si chiama? Bongo Head. E Madrill là, sto Star Trooper. Vai di ghiaccio. Bravissimi, congelatelo per bene. Bravissimi. Non so che sto facendo, ma va bene tutto. Sono confusa da questo nuovo Pokémon scarlatto violetto in tutto ciò. Tra l'altro, raga, cioè io non pensavo uscisse così presto. Cioè, veramente è uscito subito. Championship Progress. Go to match. Aspetta la mattina. Quindi dobbiamo sfidare questi. Quindi dobbiamo prima catturare altri funghi nel caso e farli diventare più forti prima del tournament. Ma questa cosa è inquietantissima. E dove sono le altre cose per catturare i funghi? Scusami. Ce ne saranno altre? È stato troppo presto. Ok. E però le altre sono bloccate perché devo catturare 6 funghi. Dove li catturo i funghi? Dov'è il pezzo di cattura dei funghi? Qui, ok. Ok, andiamo qua allora. Vediamo di catturare altri funghetti. Poi ce li mangiamo nel risotto, ragazzi, perché effettivamente mi sta venendo fame. Chissà come sono quelli di fuoco, saranno un po' speziati. Quelli di ghiaccio li possiamo usare al posto dei cubetti. Fungus Medal, oh! Siamo già campionissimi. Quelli d'aria sono quando c'hai voglia di uno snack leggero. Dove saranno? Nella caverna? Oh, ma quello di fuoco ce l'abbiamo? Ho sbagliato! Merda. Merda. Perché mo l'ammazzo se l'attacco? Perché lui è già morto? No. Non l'ho preso manco mo. Ah, quell'altro che vola sta lì. Vabbè. Oh! Ok. I see everything. Vediamo. Quello lì come ci arrivo, scusa? Dove vai? Oh no, questo vola. Che carino. Oh, ho preso. Come li chiamiamo? Pyrotech Puff. Paimon canta anche questo fungo. Blazeward e Sparks and Spores. Sparks and Spores fa un po' cacare. Pyrotech Puff, Blaze, fanno cacare tutti. Sparks and Spores. Lui si chiama Greenhead. Bloomsoon. O Floatwell. Bloomsoon perché suona come un monsone dei Tokyo Hotel. Sai che ci hanno fatto i Tokyo Hotel in tutto ciò? Che altro... No, ho sbagliato. Che altro fungo vogliamo prendere? Bello che sia sul giornale. Che carini! Sono bellissimi, non ci avevo fatto caso prima. Zona 4. E dov'è la zona 4?
qui. Ma è sempre vicino a cazzo di Caraban Ribatto. Non ci devo andare, altrimenti mi parte l'arco in questo. Oh boy. Hello, this is me you're looking for. I can see your eyes. Ma che bello dal computer, mamma mia. Giocandoci sempre da mobile vedo una qualità che fa veramente schifo al cazzo, invece è così bello tutto. Ed è anche bassa la qualità del mio PC, quindi figuratevi, però... bellissimo. Mica sono loro, no, questo è grosso. Ok, un'altra Nemo, un altro Pyro. Ma li ho appena catturati. Ah, lui c'ha la testa celeste, ok. Sono un idiota. Dove vai? Dove vai? Tutto è veloce, oh! Ok, mio. Qui ci dovrebbe stare uno di fuoco, ma non lo vedo. Quindi questo è bravo a mimetizzarsi. Bene, bene. Scopriamo cose nuove. Eccolo di fuoco. Andiamo alla ricerca. Ah, eccolo! Vicino ai cosi, va bene. Va bene. Make yourself at home! Committed to memory. Our bond is. This might hurt a little. Tidal wave. Okay, did it. Okay. Prendiamolo. Vai, child. Catturali tutti. Okay. Questo lo chiamiamo Retribution. Questa citazione a Diluc, Flame Wrath e Fire Punch. No, Retribution sembra carinissimo. Questo lo chiamiamo Shroom Terror, come Storm Terror, immagino. Super Swirl o Stormicorn? No, Shroom Terror è più carino. Allora, prepare for trouble e make it double. Ho sbagliato di nuovo prima. Electrofungus e Nemofungus. Va bene, andiamo a conquistare sempre gli stessi. Questo mi sa che mi porta giù, vero? Ora andiamo qua. Questo è quello che mi porta nelle profondità della terra. Se mi teletrasporto lì, potrebbero effettivamente mettere un segnalino diverso per quelli che stanno sopra la terra e quelli che stanno sotto. È sempre confusionario, assumero. Vabbè, dopo un po' le cose le impari, ma still è un po' particolare. Perché Cookie sta crepando in tutto ciò? Cioè, che novità, lei sta sempre con la vita bassa, però... Anyway, andiamo. In realtà comunque Nailia nel team è buonissima, anche con il team del fuoco. Molto, molto utile. Ok, ora lo vedo, non so perché sono vicino ai campi degli Illichur in tutto ciò, però... Ne vedo solo uno. No? Ovviamente sono svegliati tutti quanti gli altri. Oh! Out of my way! Stand with me! Ok. Vai. Ok. Preso. Prendiamo l'ultimo che sta in mezzo agli Illichur per qualche strano motivo.
I see everything. Però legati di nuovo. Ma se li ammazzo, che succede? Tutto ciò. No time to lose. Che sta succedendo? Perché esplode il mondo? Ok. Jumpy Fungus usa Nemo. Sembra familiare. Perché? Windy Head, Skill Shroom, Bound Strider. Bound Strider. Fungo molto pericoloso. Come possiamo chiamarlo? Spark Dart, Ring Thunder, Elebit. Che sembra la pre-evoluzione di quello prima. Carina la piccola Paimon sotto, non l'avevo visto. Ring Thunder, mi piace. Ha finito di esplodere tutto qui? Ok. Allora, che succede? Abbiamo catturato gli Anemo, ok. Adorabili. Ok, abbiamo fatto tutti questi, no? Faremo. Invece qui che devo fare? Ah, ok, questo devo attivare con le mosse. E poi? E poi dobbiamo aumentare i livelli là. Ah, ok, nel dungeon. Però c'era un'altra roba oltre al dungeon. C'era questo sopra. No, questo, porca paletta, questo sopra. Ok. Quindi tecnicamente dobbiamo fare il gioco delle gelatine, tirare i livelli di tutti quanti. Ma che casino. Dov'è il gioco delle gelatine? Poi già mi sono persa. Era a Portosmo. Qui c'è un altro? Ah, ok, lì. Era a Portosmos. Ci hanno fatto sta Portosmos proprio per la musica, secondo me. Per farti stare di più o farti fare le gelatine, altrimenti non le avresti fatte. Sicuramente. Allora, cioè, da non ti incastrare nel ponte, per favore. Tra l'altro, in tutto ciò mi piacerebbe avere un'altra costellazione di Chaida. Mi sono rimaste veramente tre cose in croce, perché Naida si è preso tutto quello che avevo, almeno ho vinto 50-50, però veramente si è preso tutto quanto. Allora, prendiamo lui. Preset. Blu, verde, blu. Qui. Ok. Ho sbagliato. No. Volevo dire l'evento Caruccio, succedono quasi il lavoro. No, mi dispiace, Ricky. Spero che si risolvano tranquillamente. Qui forse va il preset. Comunque stiamo catturando funghi. Non è niente di impegnativo. Cioè, mi turba come cosa, però non è niente di impegnativo. Ok, anche lui viene potenziato. Che carino! Flowery Flechette. Non so se li devo tirare su tutti quanti, non capisco. Presente arancione e fucsia giallo. Forse qui. Ok, 333, perfetto. Ah, solo switch posso fare? Ok. Perfetto! Brava me! Mi sono cresciute le corna. Vediamo quello a Nemo. Due preset... Oh, merda. Allora, due preset. Blu celeste, verde celeste rosa. Blu. La rosa, merda. In orizzontale. Cerchio celeste rosa. Dio, ne devo usare entrambi di preset. Lattostino. C'è anche un copy però. Ok. Devo fare verde, blu. Non c'è quello che gira. Ok. Ok. Così.
Però qui non c'ho più il coso. L'altro preset è questo. Il problema di avere questo preset qui è che... ho sbagliato. Perché c'ho troppi rosa. Però c'ho anche troppi blu. Quindi che vogliamo fare? Ho già dovuto chiamare gente. Ah, ok, quindi non puoi risolverlo da solo. Che pizzette però, mi dispiace. Aspetta, mi serve un altro verde a me, quindi mi conviene fare il preset qua. Non quel preset lì, quest'altro preset. Ok. Però adesso non ho più un blu, però posso fare un copy. Intanto faccio lo switch qui. Siamo a posto. E poi faccio un copy con questo qua. Perfetto, risolto. Forse potevo usare l'altro preset, ma non mi sono dimenticato. Ok, facciamo anche lui arrabbiatino. Viola, no, non l'hai visto. Viola fucsia, giallo fucsia. C'ho anche un rotator. Non c'ho, c'ho lo switch. Mi posso fare così. Viola fucsia, giallo fucsia. E dobbiamo usare il primo preset allora. Ok. E poi il secondo preset lo usiamo qui, tipo. Poi possiamo... No, perché adesso non ce l'ho più il giallo. Allora ho sbagliato, torniamo indietro di tutto. Ok. Possiamo ruotare, mi serve un altro rosa. Facciamo un preset qui. Prendiamo il 2. Ok. Questa parte qua la ruotiamo e siamo a posto con questa cosa. Questa parte qua la ruotiamo 2 volte, 3 volte. E questa parte qui facciamo l'altro preset che mi toglie un giallo. Non mi deve togliere il giallo, ho sbagliato, torniamo indietro. Ok, allora, sto iniziando già a diventare incasinato. Vediamo. Preset numero 1. Ok. Rotate. Preset numero 2. Mettiamo questo qui. No! Facciamo rotate. Ho sbagliato. Andava così bene. Aspetta, undo. Facciamo switch qui. Oh, ho fatto. Non so quante mosse ho fatto perché mi sa che ne ho fatte troppe. 8. Mi sa che... Ah no, in 7 mi chiedeva. Cavoli, quindi non l'ho preso. Devo farne 7. Vabbè, quello me lo faccio per conto mio. Presente è arancione, giallo, fucsia. Ok. E poi è rosa, perché dico che fucsia. Non belle sono gelatine comunque, me le mangerei volentieri. Scusate. Abbiamo il preset arancione, giallo, rosa. Quindi lo metterei qui. E poi abbiamo lo switch. Eh no! Perché ho tolto tutti gli arancioni che c'erano. Quindi devo prima ruotare qualcosa, perché devo eliminare dei colori. Io lo ruoterei così. Ok. Ora. Qui metterei il preset. Qui farei lo switch. Ok, perfetto. Cosa sto vedendo? Delle gelatine. Proprio come Pokémon. Praticamente stiamo evolvendo i Pokémon. Diventano amichevoli. Li facciamo... Li diamo da mangiare. Allora, il preset è celeste rosa. E Candy Crush, Ricky. Stiamo giocando a Candy Crush, in realtà. Ma con le gelatine, non con le caramelle. Celeste rosa. Tra l'altro questo è un bellissimo color per Vinca. Bello il color per Vinca. Anche se è leggermente più indaco per Vinca. Anyway... Celeste rosa, dobbiamo fare 3 verdi e ci manca un rosa. Quindi io direi di ruotare questi innanzitutto. Poi dovremmo ruotare anche loro, mi sa. Non così, di nuovo, forse. E ruotiamo di nuovo.
di nuovo. I'm not sure about that, di nuovo. Ma si può ruotare solo in senso di orario, scusami. Dai, abbiamo fatto 7 mosse precise. Nice. We did it. Ok. Con quelli che me ne mancano, con le mosse troppo elevate, lo farò per conto mio. Li abbiamo tirati tutti sopra. Quindi ci siamo preparati un po' di più per il torneo. È tutto in progress. E invece qui dobbiamo combattere tecnicamente, no? Dobbiamo combattere tutti quanti. Salta Rapid Chase, bla bla bla. Che bordello sto evento. Che trip sta roba, è tutto rimbalzo così. È tutto così animato carino. L'agnello rimbalzello. No, questi li ho già fatti. Dream of Treasure Garden. Ah, posso invitare Dory. Ah, ok. Vabbè, avrò Dory C1, allora buono. Io mi sto prendendo questi altro che Dory C1. Letteralmente sto comprando tutti sti cosi. Tanto ce l'abbiamo per prendere d'oro, ce l'abbiamo 840, poi ce ne prenderemo altri. E una corona che è la cosa più utile, praticamente si prendono solo queste cose qui. 240, dai che ci arriviamo. Allora, Championship Progress, dobbiamo sconfiggere Ace Fungus. Aspettiamo alle 8 e 10, però vorrei allenare un attimino di più le cose, non so se serve allenarle qui oppure no. Salta, salta, sempre prima ti piace non smettere mai. Madonna, Ricky, ti ricordi la canzone? Ah, sì, ma ora sto ricordando anche io con la musichetta. Però, cavoletti, complimenti. Questo che è? Zone Defense. Tutta sta roba io non c'ho voglia a farla. Poi non so manco come funzionano i funghi nuovi che abbiamo preso. Ai. Proviamoli in contemporanea a caso, vediamo. Non so cosa sia questo, vediamo. Got that Catchemon, Pokémon, vive Pokémon, Pokémon. Ok. Pyro, Electro, Cryo. Ma posso usare solo loro? Eh sì, posso usare solo loro. Come mai? Scusa, ne ho portati altri. Vabbè. Yeah! No, oh, che merda. Non mi piacciono i defense così. Oppure quei funghi me l'hanno messa. Mi sembra giusto. Uno di 12, perfetto. Sono fortissimi, vanno proprio velocemente, devo dire. E la miseria. Vai, ghiaccio. Vai, acqua. Bravissimi. Attaccate tutti quanti insieme. Non mi ricordo i nomi degli attacchi dei Pokémon, quindi non posso manco recitare bene. Vai, Elettro. Tuono shock. Quello me lo ricordo. Bravissimi, l'hai imbollato. Vai a Graffio. Così banale. Mamma, Graffio, fortissimo questo Graffio. Ma qui mi stanno attaccando tutti. Andate a colpire loro. Grazie ragazzi belli. Bravissimi. Quindi attaccano chi decido io. Graffio di nuovo. Perfetto, bravissimi. Direi attacca del ghiaccio, ma non può. Vai ghiaccio. Bravissimo. Attaccate lì per favore. Ok. Vai bolla d'acqua. Questo è un attacco di Sailor Mercury, però va bene. Bolle di nebbia. L'attacco più inutile del mondo. Vai, non lo so, qualcosa.
e tuono shock. Tuono shock, attacca lui però. Bravissimo tuono shock, bravissimo. Cosa sto guardando? Io me lo ricordo nel secondo disco degli Incredibili, ho visto quel corto un centinaio di volte anche io. E anche gli Incredibili. In realtà ero talmente tanto fissata da piccola con queste cose di animazione che mi guardavo anche i commentari degli autori. Una matta. Me lo ricordo anche per Nemo. Praticamente era l'intero film commentato dagli autori, qualcosa di veramente follia. Però era bello quando ci mettevano queste cose, ma non lo fanno più. Tutto triste come roba. Comunque, andiamo ad affrontare la nostra rivale. Dobbiamo aspettare fino alle 8 del mattino. Aspetta, era dalle 8 alle 10, ho perso l'orario, ho sbagliato. Non so se le fanno ancora le cose speciali, forse nel... Ah, la mattina successiva ancora, ok. Forse nelle edizioni fighe, quelle con... Dai! Dai! Perché non va il tempo? Succede, ragazzi. Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Ci sto provando, Child, stai calmo. Literally. Oh, non andava. Comunque sì, ero mega fissata con quelle robe lì. Tra l'altro di recente ho ripensato a... Bug's Life, ed è forse il film che non vedo da più di tutti. E mi piaceva un casino, ero fissata anche con quello. Match di debutto, dai, andiamo a fare il ballo delle debuttanti vestiti come un fatui. Stai zitta, Paimon, lo so, c'ho già abbastanza la strizza, non c'è bisogno che ti ci metti anche tu. Andiamo ad affrontare tutti a distruggere le persone. Siamo prontissimi, tranne gli altri funghi. Non so perché gli altri funghi non me la fatti allenare. Magari sono irrilevanti e servono solo quei quattro? Chissà. Oh, ho fatto un altro di questi. 33. 34. Gastronomia. 45. Oh. Non ho preso quello. Buono, buono, buono. Mi servono i cristalli. Gastronomia 47. Lui che pensa? Anche io. Ah, questa l'avevamo già sentita. Cosa devo fare francese? Sono già le 11, maledizione. Ladies and gentlemen, at the same time I have spent a considerable amount of time in my life searching for a way for humans and dangerous creatures to coexist. Okay. The wisdom orbs you now hold in your hands show me that it is indeed possible. I sincerely hope that this event will show molto the potential of beast taming to È giusto! Se se li guadagna se li deve tenere. Thank you for your speech, Mr. Elhingen. Elhingen. Welcome, beast tamer. Cartelia, everyone's eager to... Non ha un nome di Sumeru. Of course. Well... What a total nerd! Ooh, the qual... Sai no? Ragazzi, non è più bloccato davanti a Candace. Che succede? Come cazzo ha fatto a vedere Sino in tutto ciò? No? Dov'è Susan? Mi ha scritto parla con Susan. Dove cazzo è Susan? Ah, Susan, eccoti. Ma anche un porto... Non sei Susan, tu. Comunque è bellissima sta cosa che anche i pensieri dei personaggi sono stati doppiati. Cioè, non serviva proprio. About Yaemiko. To the host's credit, this event is well organized. I'll take note of that. The sponsors. Sponsor.
Sì, no, sto evento l'hanno fatto a Porto Osmo soltanto per farci sta di più per la musica. Dai, andiamo a combattere contro sta tipa. Vai. Fixed line, non so cosa vuol dire, andiamo avanti. Perché mi ha dato lui? Opposti abbiamo loro. Ma io direi la stessa cosa di prima, il ghiaccio. Lui, anche lui è un attaccante però. E non abbiamo lo scudo. Abbiamo il buffer, l'healer, che deve starci per forza a quanto pare. Abbiamo due attaccanti, però se ne abbiamo solo uno di attaccante non va bene lo stesso. Abbiamo tre attaccanti col fuoco. Lei c'ha tre attaccanti contro di noi, che sono tanti. Noi, che sono tanti. Però mi piaceva la squadra così. Proviamo con la squadra così, vediamo se riusciamo a battere sta signorina. Perché gli altri non li ho mai provati effettivamente, dovrei, ma... Ormai mi ero abituata a questa squadra qua. Vediamo come va, come va. Ci giriamo... sempre qui stiamo... Oh, preferivo l'altra musica. Allora, sei pronta? Preparati, combatti. Come ti permetti? Let's go. This is gonna be over so fast. Don't blink or you'll miss it. Don't be nervous, Bongohead. It's only the qualifiers. These are teeny tiny potatoes. Tipo dei mostri. Dai, Bongohead. Scelgo te. Bello attacco, bello scudo, acqua e questo. Eeeh! È stato veramente velocissimo comunque in tutto ciò. Ragazzi, attaccate lui per favore. Bravi. Eeeh, che botta. Ma dove? Vai Bongohead, bravissimo! Bravissimo Bongohead! Sono fantastici questi. Anche se 4 contro 4, vabbè. Effettivamente è durato molto poco. Ritirata, è finito il duello. La signorina è pazza. Ok. I'm confused. Che cazzo ci sta Saino? Doveva essere bloccato davanti a Candace. Vabbè, almeno l'hanno cambiata sta cosa magari. Ora solo per la cazzina e poi sarà bloccato, dobbiamo fare l'arco in questo nel frattempo. È molto probabile. Bello Saino. This fungi fighting is unlike anything else we've ever done before. In effetti. Super fun. Voglio quegli stendardi con i funghi che si prendono a testate. Oh, it'd be great if we were more tightly in sync with Bongohead. That's why it's so important to develop close connections. Ma perché stanno insieme se due? Miko and Layla, how's it going for you so far? Twirly Whirly and the other shroom buddies were way stronger than I thought. Meno male. Before I knew it, dove va? I knocked the opposition out. When I got back to the arena, I saw Miss Yai's opponent running away like they'd just seen a ghost. Miss Yai said she needed to find you and discuss something, so I came with her. Little Layla here breezed through her first battle. Soka won hers by a hair's breadth. Oh. But mine was rather disappointing. My opponent was a frightful bore. Ovviamente. It's only just started after all. Wait, Layla! C'ha il ghiaccio, ormai c'ha un ghiaccio in volo. Anyway, you're getting smarter. Why don't we? You're getting smarter, Paimon? Non credo. Great idea. Stay. The view here is wonderful. It smells of the rainforest here, and we're far enough away that no one will bother us. Let's have some fun with our fungi friends, then take a break to sample some of Sumeru's delectable snacks. È un umetto, è un uomo di quelli scemi riempito d'aria che fa Snack time, snack time! Wait a second! Even if I had that kind of power, I wouldn't dream of abusing it. I assure you, the dried fruits and pastries I brought are quite ordinary. Okay.
Però hai risolto un problema del cliente che ho fatto il mio. Hai fatto bravo, hai fatto bene, bravo. Almeno. That won't be necessary. Since the goal here is to bond with our fungi, hai fatto bravo, non vuol dire niente, però friends, non riesco a parlare a quanto pare. If all the traveler ever thought about was making you stronger, forcing you to build rock hard muscles just to watch you. Buffmon. See? You and she have a very fatto bravo. Bond, but that doesn't mean you'd be happy. Fiat bravo. Well, Miss Yai is right. Also, I'm curious to see what would happen if the wisdom orb is turned off or malfunctions. I wonder if the fungi will stay tamed or not. Yeah, it takes time for friends to get to know each other properly and come to trust each other. I can't always rely on this gizmo to communicate with Twirly Whirly. It makes me feel like I'm giving orders. Triste, quindi lei vuole un animale tua compagnia. True love cannot be controlled by external forces. Scusami. Little Layla's belief is a classic one. But that would mean giving up control over the fungi. Go ahead and give it a try, little Layla. Don't worry, the little ones and I will be here to keep you safe. Okay. Ah, già che siamo noi, is piccolini. Everyone ready? I'm gonna do it. Are you sure? Look at that! Now that it's turned off, Twirly Whirly's moving around on its own again. But it's not attacking people nearby like it did before! Perhaps the Wisdom Orb's technology doesn't allow people to control the fungi at all. Maybe it simply adjusts the fungi's temperaments, calming them down so that they're capable of forming connections. If this theory is correct, little Layla's wish may yet come true. Lo puoi avere come animaletto domestico. Once you've gotten to know each other, you'll be able to freely communicate without using the wisdom or... Miku's right! Forget fancy schmancy! I'll do my best. I want to learn all about Twirly Whirly's likes and dislikes, then buy lots of snacks from the almighty... Cosa succede? Know the real bongo head too. Let's... Ok, proviamo. Ciao Bongo Tongo. Oh, che carino, balla. Dove va? Traveler, Paimon, Miss Yai, do you and your shrimp buddies want to join us? I think Twirly wants to play in the water over there. Episodio al mare. You'd better be careful. Don't get too close to Blitzara when you're knee deep in the water. Ah, già. Or you might find yourself on the receiving end. Questo Bongo Head uccide Paimon perché non le piace il nome. Bongo Head vola effettivamente. Paimon almost forgot. Should we let you two go ahead? We want Bongo Head to try something. No, volevo fare l'episodio al mare, anche se non è un mare. Oh, okay. Okay. In effetti lui ci sta sempre nell'acqua, quindi c'ha senso. We can do whatever you want to do. Just ma va a tornare in acqua. Help! Help me! Something's not right! Why are these fungi so aggressive? Did you hear that? It sounds like hurry! Chi era la voce però? Persona randomica? Altro vorrei abbassare un po' il volume da qui però, perché vedo che è un po' troppo alto secondo me nella cosa. Cry for help. Bongo bongo. Bingo bongo. Chi è? Senso. Ok. Ah, ma è lei. No, sei bambini sono. What are you doing here? Ma che vuoi? Ania? You saved the ch- I happen to be nearby. The children were mimicking what they'd seen the contestants doing and ended up getting surrounded by wild fungi. Perfetto. Fortunately, I heard the commotion and got here in time to see. Questi funghi non sono per i bambini, mica tipo i Pokémon. So dangerous. Che a 10 anni te ne vai in giro per il mondo per cazzi tuoi. It's hardly their fault. People never used to be under any illusion about how dangerous the fungi can be. Ma sono così but this Melet Polycup is changing people's I'm putting an end to this debacle. For the Wisdom Orb is the perfect tool for exterminating fungi on a large scale. And once I win the tournament, they'll be mine to do with as I please. Ma questa vuole distruggere un'intera specie perché sono pericolosi. Non li stuzzicare.
You're taking part in the tournament. I'm quite certain Pyro One would back me up if it was capable of realizing the past mistakes of its kind. Non credo. But regrettably, it's just a pawn controlled by a gadget. It will never understand human sentiments. Vabbè. As for why I taught you guys a few things, don't you? Yet here you are now pleading the fungi's case. Noi ci abbiamo spinto, you've gotten in too realtà. Deep in this absurd game. Looks like Golden Comet and Silver Companion don't deserve such a Vabbè, noi se abbiamo un'opinione diversa dalla sua, a quanto pare non siamo più degni di esistere o di avere un nome, però vabbè. Don't go! We turned off our wisdom orb just now and we were playing with the fungi and everything! Oh my, such a standout personality. And with the perfect dose of obstinacy. I sense dramatic events just waiting to unfold. Ma lei è qui per il dramma, comunque. Leila? Oh, you... We were just talking about her as it happens. Little Leila told me that Hania gave you some guidance when you first entered the tournament. But after you met Leila, she very abruptly left. Looking at it now, she seems to be a classic case of a wrong path character. Blames the many for the mistakes of a few and seeks to wipe them all out of existence. Ricordo un certo tipo di guerra italiana istituita durante la seconda guerra mondiale, cosa? Addirittura lì! The wrong path, because in her eyes, it is the most effective and sensible method. Fungi can definitely be aggressive and damage their environment, but some research also suggests that they're only acting in accordance with their nature. Beh, ci sta! Just like any other wild animal, the fungi have existed for a long time. Ma lei c'ha la Triforza sul cappuccio! Ma che carina! For the rainforest would be if they all got killed off. Ci sa Zelda Stan. Right! We should have resolved. You intend to stop her achieving victory? I can't say I didn't expect that response from you. But I hear she's one of the favorites to win this tournament. Are you prepared to face such a formidable opponent? Certo! Facciamo amicizia! E vinciamo tutto con il potere dell'amicizia! Wait! Did you... It would be rather boring if I had arranged every last detail in advance. The chance encounter between you and Hania came as quite a pleasant surprise. Today's training ends here. The qualifiers should be over now. We should go and find out what to expect in the... Okay. Oh, io sono stato trasportare direttamente, buono. Quindi che dobbiamo fare adesso, scusami? A parte tornare all'arena? There are a lot of people over there. Are they looking for something? Soprattutto com'è che lei non si è ancora addormentata? I heard that the organizers set up loads of message boards for the audience to leave comments and interact with each other. Sti cazzi proprio. Poi me la vede, vabbè. A good way to encourage I wonder if people will talk about me and Trilly Whirly. Oh, if only I could use this experience in my paper. Non è che ti serve tutto per la tesi. Hyman thinks that's a great idea. You always need a ton of information to write a paper, and you can't always get the info you need. That's a nice idea, Paimon. But I'm from the Ratawahis, Darshan. Uh-huh. The kind of information I'm gathering now would only be of any use to someone in the Amorta, Darshan. Ok, Ratawahis non so qual è, però probabilmente l'astrologia. O l'astronomia. La murta è la biologia, tecnicamente, per quello me lo ricordo perché ne aveva già parlato Tignari. Yeah, you could provide the information to Amurta students. Maybe sell it to the highest bidder. Wait, no, royalties! Charge royalties! Paimon, sto diventando una persona che è legata al denaro, sa come funziona il mercato. L'altro vuole due che parlano, guarda come sta lei, quella tutta così. Sembra che ci sta provando. Mora is a secondary consideration. But esatto. We could make it a fair trade by getting the Amorta students to read through some advanced papers for me and figure out what Trilly Whirly's kind likes. If I can narrow the search, it'll make my life a whole lot easier. Just thinking about it makes me want to pass out. No, no. Layla, that's an amazing idea! Please get them to look into what Bongohead likes too! I'll do my best. Okay. When I get back, I'll write a letter and send it to the Amorta. Sei no subordinate? Questo significa che sto osservando l'arena. The pairings for the remaining 32 are out. Che?
Drammatico, perché c'era uno scatto. Huh? We'll be facing Sokka next. Chi era Sokka? Ah, la tizia di Aimiko, però. Looking forward to this a lot. What are you so excited about? Aren't you worried that we'll knock your budding author out of the competition? Sì, oh, please, do your worst. Ovvio. I never asked Sokka to win in the first place. Ma in realtà lei è tipo terrorizzata per farla vincere, va bene. Maybe defeat will give her the epiphany she so desperately needs. Lei è veramente cattiva. After all, a life with no obstacles tends to narrow the mind. Che carina lei. People end up believing that only they are on the right path. Excellent. Ah, I'm looking forward to the next round. Però Lumine è molto concentrata al momento. Ok. Ah, ma... ed è il tempo di fare tutto il resto, praticamente. Ma è lungo comunque sto coso, guardate! Ammazza! Però è gente che... scusa, dove arriva questo? Ah, c'è una persona lì. Quindi è un po' strano come è fatto st'albero, comunque. È lunghetto come cosa, mi sa che lo continueremo anche giovedì, magari. Ah, questa è quella che abbiamo battuto? Com'è la sconfitta? Brucia? Haha, we won! Ah, si è dimenticata che reagiscono le skill, ok. I've got to make my fungi move faster. So fast that my opponent won't have time to react. Sono triste perché non ha risposto al nostro haha. I never would have thought that happy little girl would grow up to become so formidable. Qual è ragazza felice carina? Don't be sad. Come può perdere il lavoro? Scusami. Kautika Guy. Quindi, non ho capito, ma mi sa che tipo vogliono rimpiazzare loro con i funghi. A quanto pare. Mmm. 23, ok. Aspettiamo le 8 del giorno dopo, perché voglio effettivamente affrontare un'altra persona. Ecco perché sembra abbastanza lunghetto questo coso. Buonasera De Geppino, benvenuto. Stiamo affrontando dei funghi e siamo fortissimi. In realtà abbiamo tipo fatto una battaglia almeno, però va bene. Adesso devo tirarli ancora su di più i funghi, però vediamo. Buoni funghi, sì, infatti mi sta venendo fame a giocare a questa cosa. Round of 32, cosa vuol dire 32 in questo caso? Piripipiripiripi. Vediamo, perché per prepararci tecnicamente ci sarebbero questi. Non so se serve. Ma noi proviamo a fare questo nel caso cioè, se ci siamo dopo. Da quanto tempo gioca Genshin? Gioca Genshin da settembre dell'anno scorso. Quindi non da così tanto. Ah, lei c'ha Stormless. Il mio funghetto c'è sempre, il principale. Lei c'ha un Nemo, un Elettro, un Fuoco e un Coso. Io andrei sempre con la stessa cosa. Acqua, attacco col ghiaccio. Lei c'ha un Buffer e due attaccanti. E la Nemo però è diverso, non so che fa. Iniziare all'inglese faccio abbastanza cacare e cioè non sono molto pratico. Guarda, stai tranquillo, a dicembre esce in italiano. Ovviamente non il doppiaggio, il doppiaggio mai assolutamente, ma esce tutto tradotto, tutte le scritte tradotte che sono tantissime in italiano. E dovrebbe uscire tra la prima e la seconda settimana di dicembre. Quindi siamo tutti fomentati da sta cosa. Questo qui che sto facendo adesso è un evento che dura tipo 2 settimane. Quindi lo devo fare per forza adesso, non voglio perdermelo. Però in realtà è abbastanza basico. Ho imparato un po' di parole nuove, tipo crane, che vuol dire vecchiaccio. O tipo what? È stato carino. Però è utile. Però questo qui è un eventino tranquillo, in cui ci sono un po' di personaggi e praticamente Pokémon. Però vabbè. Allora. Lui che cacchio era? Un altro floaty, però era d'erba. Ah, e ora c'è il dendro, quindi forse mi serve un fuoco per far male al dendro.
Allora andrei di fuoco d'attacco. E non lo so, forse di nuovo lo scudo. Forse mi conviene lo scudo di fuoco, non lo so. Proviamo così, due attaccanti. Non abbiamo l'elettro che ci buffa, però. Se il buffer è utile. Però possiamo fare il melt. Andiamo di melt. Peccato che ci vuole ancora un po' di tempo. Vabbè, passa velocissimo, un mese. In realtà non sono nemmeno che siamo arrivati a novembre quest'anno, quindi. Se io lo vedrei più da giocare con amici un gioco del genere. No! Nella community di Genshin meno roba c'è in coop, più la gente è contenta. Si può fare roba coop, si può andare in giro a raccogliere cose, fare i dungeon, però tipo la trama principale, la storyline, le storie, queste no, le devi fare tutte da soli. Ok, come è sicura di sé? Bring it on! Già. Però ogni tanto giocare con gli amici è carino. E andiamo di acqua. Madonna. Lui. Ma non è vero. Non capisco cosa sta succedendo. Come faccio a essere troppo forte? Dai, dai. Fuoco. Fuoco. Tra l'altro non capisco chi sono i miei, chi sono i loro. Cioè vedo il rosso, ma non riesco a tenerli lì. Ok, così. Vai. Vai ghiaccio. Vai fuoco. Perfetto, bravissimi. C'è un'erba, ma è nostro. Ah, è nostro, ok. Vai acqua. Hello? Qual è l'erba della nostra? Mi sa che non l'ho messo dentro. Ah no, l'erba è loro. E lei c'ha l'erba come principale. Attaccate il principale, amici. Ok. Ghiaccio. Perfetto. Non mi ricordo mai chi è l'attaccante. È il ghiaccio. Bravissimi. C'è un'altra piuma qui. Comunque non è giusto che io possa aiutarli con le piume e loro non possono fare una ceppa. Bravissimi, anche curato tutti. Buono. Perché si è abbassato? That's it. No, dai, non ti preoccupare. The guests of Tenshukaku have powers beyond the reach of mere mortals like me. Guests of Tenshukaku? Oh, no. Did we go too far? Soka's taking this pretty hard. Miko said it was fine not to hook back, but she'll definitely be mad at us when she sees her in this state. Okay. Oh, Paimon's freaking out. Ma no, tanto Miko okay, non è che sarà. Just go apologize to Miko. Ma no. Come on, Bungohead. Put on your best guilty face. Ma come? Se ha vinto, se lo deve meritare. Non è che deve essere sentirsi in colpa. Ma scusami, è una competizione. Cioè, ti può anche un po' dispiacere per gli altri. But still, hai vinto, quindi va bene, no? Ti può dispiacere, ma non devi sentirti in colpa. Cioè, è quello il punto. È sport. I'm confused. Sono confusa da Paimon. Non ho bevuto per niente stasera. Miko, we're sorry. It was all Bungohead. We didn't know it would take Soka out so quickly. I'm the best tamer here, vedi? Oh. Vedi, illumina è un'altra espressione. And say something melodramatic like beyond the reach of mere mortals, then curl up on the ground and start wailing. Esatto. It's better this way. Soka will turn this experience into valuable writing material. Okay. She'll be able to portray the protagonist's journey with all the setbacks they face. Quindi lei sta scrivendo i Pokémon. As for how to flesh out the villain, dominating, ruthless but brilliant and ultimately victorious. No, I'm the villain. Cos'era quella faccia, Lumine? Tra l'altro sei veramente il villain secondo il canon, quindi figurati. Ma crepa di nuovo lei. E niente, è addormentata. Layla, take it easy. Don't go fainting on us. I'm all right. Perché hai riacceso il coso? I wrote to the Immortus students and they were really keen. I got a reply with the information I needed within just a few hours. I've tried making a few different snacks for Twirly Whirly based on the information they gave me. Okay, so, non gli piace. Then I made a new, improved list and also included ingredients that might suit Bungohead's taste. Non è da dormire. I didn't go to bed until way past midnight.
Proprio Hila. I'm a little out of breath today. How'd you get the result so soon? Beh, non ha dormito. How's it going, my little Layla? Have you been teaching your Yep. Thanks for taking us training, Miss Yai. Trilly Whirly is way more obedient now, and it reacts so quickly. I'm actually kinda envious, but the opponents have gotten stronger too. Ah. So, the pressure is on. I gotta train Mi turba il fatto che abbia i capelli davanti alla faccia fin qua. Che fastidio! Capisco se sono corni, ma il fatto che arrivano qua sotto è terribile. Viene voglia di toglierli. Oh, that's no problem. Oh, sounds like you two help out Miss Yai. Right! Yeah! Please don't turn us into scary evil bad guys. Ma siamo già i cattivi da soli. Don't worry, little Layla. They're just apologizing to me for defeating Sokka. Che stupido. Ma si addormenta. So much. Oh, you guys are the best. This is the address where I arranged to meet up with the Almighty Merchant. Con Dory? Ok, andiamo da Dory. Hey, it's our pleasure. Ciao Layla. As for the potential liabilities we didn't have time to why, this is the most exciting subplot of the novel. The secret investigation. I'm sure you must be besides, if we fail Ah, ok, quindi dobbiamo scoprire come funziona sta roba per controllare i funghi, va bene. Ti immagini, c'è soltanto dei ferormoni dentro, quindi ascolta sta roba per i ferormoni. Yeah, you're right. Don't worry, Bunglehead. You're not under suspicion or anything. We just want to make sure everyone stays safe in this competition. Ok. E tra l'altro, a proposito di giocare in coop, dai la lista border. Dobbiamo aspettare la mattina presto del giorno dopo, dalle 3 alle 5. 3 è ancora notte, però vabbè. Che stavo dicendo? A proposito di coop, io avevo fatto un sacco di nemici in coop. E a quanto pare devo rifarli, perché poi hanno aggiunto i reward. Quindi devo di nuovo rifare tutti quei nemici in coop. Che è triste, perché potevano farli retroattivi, invece no. Most liked comment. Cos'è Facebook? Nia and Parawana, keep it up, you got this. Ah, quindi ci sono i tizi che commentano la gara, ok. Ma ho sentito che il compagno d'argento, cioè Paimon, ha un'ossessione con i soldi. Ma no. Vorrebbe tipo pagarmi per farmi perdere, ma allora. Cover Paimon Ice. Mi dispiace, Paimon. Che cattiveria. È carino che fanno ste cose così. Most interesting. Ok. Prendo foto dei funghi. Oh. Ok, incontriamo Dory allora. Però mi sa che del giorno dopo, non di questo giorno qui. Che il giorno dopo è effettivamente passata la mezzanotte, quindi... Però a volte non va bene come orario qua. Invece... Let's head towards the fungi power place. It should be... Oh, lì sopra, ok. Vabbè, dove sta Dory? Perché lì so che c'è Dory, perché l'abbiamo già incontrata lì. Ah no, è sotto? Ritiro quello che ho detto. We can go buy all those ingredients from the Almighty Merchant Layla mentioned. Then we'll come Almighty back Merchant to può essere. A quest'ora della notte, poi. In modo illegale. Well, oh, but we do have a kid. Perché devo fotografare l'ancetta? Ok, pensavo che avremmo incontrato Dory, ma a quanto pare no.
Se lo sai leggere, Paimon, io no. Cioè, veramente stiamo facendo una cosa molto illegale. You hold yourselves to pretty high standards, coming here so early to power up your fungi. No wonder you've made it this far. Hania, we need to talk. Your plan you told us about last time. Save your breath. If you think I'm wrong, start by defeating me. Okay. Then you can show me why exactly you think your opinion is correct. She won't listen to us at all. How did things end up like this? Paimon thought we were getting along pretty well at first. Che belle le espressioni di Lumina, sono migliorate un sacco. Come on, Bunglehead. There's no time to mope. Comunque sono molto contenta che abbiano scelto di utilizzare Bunglehead come fungo, perché è il più adorabile di tutti. Da quando è uscito il Chasm che tutti amavano questo fungo. Ci sono un sacco di cose carine. L'ho visto anche in versione personaggio giocabile ed era adorabile. Bello, bello, bello. Che? Perché ci sta spiando sto tizio? Non è che non si può mai stare sicuri dentro sta città. Quindi abbiamo fotografato cose che non dovevamo? Anche quello? Lui sta spiando l'altro, però. Ma che sta a fare questo? Guarda, oh. Mi sembra normale? Perché nessuno dorme alle 3 di notte in questo posto? Find the Almighty Merchant a 1500 metri. Va bene. Dori, dove cazzo sei? Cioè, un po' troppo in là. Io questo è sicuramente Dori, perché te ce la regalano ed è un merchant. Olè. Bello che suona la campanella quando c'hai Aida. Ma tipo non è Dori. Dori? Is that you? Layla's note said that this is where we should be meeting the Almighty Merchant. Ma non c'è nessuno. Oh, ma c'è. Your faces tell me you're searching for the Almighty Merchant. Ciao, yes? Ciccia. Oh, welcome, welcome. Quanti soldi dovremmo usare secondo yeah. voi? How did you know? Wait. Ma so dai. The Almighty Merchant Layla mentioned? Why so surprised? Every vendor and customer in the Grand Bazaar knows that Lord Sangama Bay possesses the widest and most magical range of goods. Almighty, supreme, omnipotent, these and many more are my exclusive epithets. She's so adorable. Any other merchant thinking of using one can forget it. Unless they're prepared to pay millions of mora in licensing fees. Pure. La sua personalità è incredibile, mi piace tantissimo. Yeah, yeah, whatever. But back to business. Scusami. I'm surprised that Layla sent you here on her behalf. I suppose she must be busy enjoying the Beast Tamer tournament, hmm? Yep. Sounds like you two get along pretty well. You know a lot about what's going on. It has nothing to do with getting along. Layla previously bought a few things for me. They weren't the most valuable goods, but it was still a lot of mora. For a student. Oddio, no, adesso è anche povero. Naturally, I now keep tabs on her activity, which is why I know that she's taking part in a very suspicious tournament. Do you have an int? Mm-hmm. Something just didn't feel right. As it happens, I do have some good ideas. Tu mi stai indicando perché? They're a little hot for my liking, but so far no takers. They're also taking up space, so I think I'll just give them to you. This is, I'm told this is a but they were careless. Some people will scavenge through anything hoping for a chance to get rich. Sure enough, someone fished these out of the water and sent them to me. Now that Paimon takes a closer look, this looks similar to the recipe for floral jelly. Maybe they were used during the experiment phase. No, I think so. What? Yeah, seems like our worries were well placed after all. But Paimon still wants to hang out with Bunglehead. Anch'io. I don't know what you two are talking about, but it sounds like these items might prove useful to you. Tell you what, I'll give you a discount. 60 million more. Non ce l'abbiamo nemmeno. For your business. Cioè, è il prezzo della vittoria, quindi non ci arriverà niente se vinciamo il tournament. Perfetto. I'm just kidding. Uh-huh. No one gives a hoot about these items except for you and the Matra. The Matra? We have other business to do today. Consider this a little. Ma quello è il Mata Matra. Sweeten the deal. Mata Matra. Show me Layla's list. I just need to know what she wants.
Once I finish stacking up the goods, I'll send someone to deliver them to her so that you don't have to. Okay, grazie. Paimon thought all our efforts were gonna go down the drain. We couldn't afford that price even if we won the top prize. Beh, in realtà sì. Flour mixed with matsutake powder, vintage jam, zaytun peach juice? Is this really the fungi diet? How did Layla even find that out? Non lo so, l'ha chiesto qualcuno della murta. Cioè, ci ha detto. Simon still feels kinda uneasy about all this, but we don't have much time. Let's continue with the competition. If Kautilya really is plotting something, we'll expose him in front of everyone during the ultimate trial. Ma Kautilya chi era? Quell'altro tizio biondo o quell'altro che ci stava seguendo per primo? Chi era dei due? Just confused. Io dovrei fare un attimino francese. Se mi date due attimini di tempo. Ah, grazie! Gianluca si è iscritto al mio canale, ma non l'avevo visto. In tutto ciò, vado anche un attimo in bagno, quindi vi lascio con Lime e metto in pausa un attimino. Non c'è Lime, però. C'è qui, magari. Ok, faccio un attimo questa cosa e poi la cambio. Arrivo.
I'm on it. Hello, I'm back. Ho fatto anche francese. Che però mi deve far vedere la pubblicità, altrimenti non è contento. Allora, 500 progressi nella sfida di novembre. Sono un po' in ritardo perché siamo al... Ah no, non sono in ritardo, sono in anticipo. Pensavo che siamo più tardi. Cioè, il 14. Ok, ok, ok. Abbiamo fatto francesino per oggi. It is fine. Allora, if you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? Partecipiamo alla competizione. Vediamo un po' chi affrontiamo adesso. Io spero di non dover esercitare ancora di più. Lui c'ha il ghiaccio, gusto frosto. Allora, c'ha ghiaccio, acqua, aria e elettro. Sembrava l'inizio di Avatar, ma no, poi ci si è messo l'elettro. Allora, quindi userei il fuoco. Non tanto il ghiaccio, forse. Anche se lui è utile. Sarei un bel fuoco attaccante e anche un dendro attaccante, forse. E poi bufferei con la Nemo. Andiamo. Vediamo come va questa squadretta. Però non penso di riuscire a fare tutto. Non so quanto è lungo questo evento, più che altro. Quindi al massimo ce lo continuiamo giovedì. Hello, let's go. We go. I can see you're serious about this. Mm-hmm. Byron Bigfoot si chiama lui. Years of rigorous training to full use. Now, okay. Prepare to witness the power of my all cryo fungi team. All cryo? Ma scusa, ci stava la Nemo e l'elettro, che cacchio stai a dire? Dammi quella priorità, bravissimi! Stanno creando un dendro, fantastici. Bravi ragazzi. Tuono shock. Foglie lama. Vai, foglie lama, dagli fuoco. Un bel po' di buff con la Nemo e un po' d'acqua. Mi piace che non possiamo abbandonare il nostro main. Molto carina qualcosa. Tutti su di lui ragazzi, tutti su di lui, concentratevi. Devo curarvi però, lo sta bruciando. Curiamo. Bravissimi. Bravissimo. Impossible. Impossible. My team has been defeated. That was a hard won battle. You and your buddies put up a good fight, Bungohead. Pongo Head con il teschio Head. Crini che ballano. Deep the Arena. Ok, non male. Questa è stata pure più facile dell'altra, molto più veloce. Curry. Buono, l'ho mangiato ieri il pollo col curry. È buono il curry. Però non lo sfrutto spesso. Ho mangiato il pollo col riso al curry. Cioè al contrario, il riso col pollo al curry. Aia. Yeah. Non so bene con l'altro metro. I saw you guys made it to the next round. Congrats. Grazie, tu invece? Hey, Layla. Tra l'altro il cappello si potrebbe mettere tranquillamente sulla testa di Layla. Guess you won your last round too. It was a close call. I only won by a hair. Per un pelo. So glad I changed. Non so cosa si dice se vai a hair. Also, the almighty merchant just sent someone to deliver the stuff I ordered. Oh, grazie. My stamina's running low. Let's keep the volume down. Ti un riposino, lei. Speaking of Miss Yatton, she left in a hurry with Sokka. I guess they must have had something urgent to do. Also, I think they were escorted by a mercenary really? From the Corps of 30. When I returned to the arena, they were already quite a distance away. It didn't feel right to run after them and ask what they were up to. Vabbè. Could be,
Miku's been putting a lot of time into the tournament. She also said that she wanted to look for inspiration while enjoying her vacation. Ma non, the quarterfinals are coming up. To me, this is the most important round. I'm a little nervous, but let's all do our best. Okay. Yeah! We've all done really well to come this far in the tournament. Keep it up, Leila! Right, we have to stay vigilant. Oh, avevo completato già 3 atti. Scusami, quanti atti sono? Clues for your amico. Aspetta la mattina dopo. Ah beh, però ci stiamo avvicinando. Questo tizio, un altro e che è la finale. Ma allora ce la facciamo la prossima, cioè il prossimo giovedì. Perché, cioè, ok, posso farlo anche adesso, però. Ma posso perderla io sta cosa? Però è mezzanotte quasi, quindi non è che vado, faccio una live lunga perché già mi sento stanca. Però abbiamo un botto di roba da fare, tipo tutte ste cose. Prima o poi le faremo. Tanto facciamo i Pokémon Go, inizio Pokémon Go. Ma possiamo tirarle ancora sui nostri funghi per farli più forti? No. Carini, ci amano. È bello sentirsi amati da dei funghi finti che non puoi mangiare, purtroppo. Lui è veramente a forma di gelato. È un cono gelato, un po' sciolto. Oh. That's amazing. Avete studiato i funghi? No. Quest'altra? Ah, audience. Ethan? Chi è Ethan? Ma Cotillia, non mi ricordo chi è. Non abbiamo mai parlato con lui prima. That's terrible. Ah, voleva parlare male di lui, ok. Per quale motivo? These fungi are really quite adorable. Eh sì. It's so easy to fall into their trap. Ci cado tranquillamente. Such a well-organized defense. L'ha già detto. The venue is a little small, but the turnout is good, and the organizers seem to have taken care of all the details. I should take a leaf out of their book. Sì, non ci hanno messaggi per me. No, oh, ho già comprato tutto di queste cose. Upsi. 480. Beh, siamo quasi vicini a prendere la corona, che è sempre molto utile, dato che soltanto negli eventi puoi avercele. E 1000 per Dori anche di qua. Prepare for trouble and make it double. Comunque dobbiamo fare queste cose. Vabbè, le farò per conto mio e poi finiamo. Ok, probabilmente se continuassi penso che verso l'una riusciamo a finire tutto l'evento. Vabbè, comunque mancano 3 competitors e poi Bucci sarà Saino che osserva, secondo me c'è qualcosa sotto. Però sì, quindi secondo me fino a luna riusciamo a farlo. Però dato che è già mezzanotte io direi di fermarmi qui e cercherò di non tornare lì fino alla prossima mattina, in modo tale da non sbloccare cose. Semplicemente non devo andare qui a Port Osmos né qua, cioè qui ci posso andare, qui no. E
per il resto gioco, faccio altre cose. Quindi adesso ho due punti dove non posso andare più, a Caravan Ribatto perché dobbiamo farcelo insieme in live, perché c'è l'Archon Quest, e poi qui. Tra l'altro, cioè, io l'Archon Quest lo voglio proprio fare, perché voglio vedere che cacchio combinano con la storia di Scaramouche, quindi mi piacerebbe farla, solo che sto veramente indietro, in realtà. Tanto che sto ancora alla parte precedente, però vediamo. Tanto faremo i funghetti e rinforzerò tutti i funghetti, farò tutte le cose del dungeon e poi ci vediamo giovedì per altre mirabolanti avventure alla ricerca di Pokémon. Na 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 Pokémon Go. Na 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 Pokémon Go. Che poi tra l'altro a me uno dei miei Pokémon preferiti era Oddish, che più o meno si assomiglia a sti funghi, era una cipolla però. Più o meno. Oh no, è finita la musica. That's so sad. Ma quella è una rana. Aspetta un attimo. Ci fa sta ranara qui? È un altro di quelli che colleziona materiali? Sì, ok. Mazza, quanti siete? Toh. Give. Ah. Ciao. Chissà se riuscirò mai a collezionarli tutti. Anche lì, tipo Pokémon, ma quelli ranara. Sono veramente i Korok. Comunque, ragazzi, io vi saluto, vi do una buona notte. Fate cheese. E dopo aver fatto cheese, ci vediamo giovedì. Scusate. Comunque, buona vita, non si vede, le foglie sono troppo alte. No, il prato è troppo alto. Bella, bella Naida. Comunque, ci vediamo la prossima volta. Fino a giovedì. Buon inizio settimana, buonanotte e alla prossima. Io cercherò di impegnarmi, fare cose e mettere clippine. Quindi fate clippine durante le live sulle cose carine e divertenti, così le metto su TikTok. Alla prossima, buonanotte, bye!